Buonasera, buonasera, ben ritrovati con Focus. Sono le 21.19, titoliamo stasera sullo scontro sulla questione dell'immigrazione dei migranti. Salvini che attacca a testa bassa la ministra dell'Interno Lamorgese e poi la grande polemica, l'ennesimo scontro sullo Ius Soli, lo scontro tra centrodestra e centrosinistra, che è tornato, il centrosinistra è tornato a parlare di Ius Soli dopo le vittorie degli atleti azzurri alle Olimpiadi. Ci sono poi, ovviamente, parleremo anche di Green Pass, perché anche qui polemiche a non finire, dopo l'intervento del garante della privacy. Avevamo appena sentito ieri dire dal ministro degli interni che i titolari, gli esercenti di ristoranti e locali vari non avrebbero dovuto chiedere il documento di identità ma accontentarsi solo del Green Pass. Oggi se ne esce il garante della privacy, che dice questo dice il Viminale: i ristoratori non sono obbligati a controllare i documenti negli stadi, steward abilitati alle verifiche. Ma il garante della privacy poco prima aveva detto il contrario, cioè aveva detto che invece se lo volessero nei ristoranti, diciamo, i titolari dei ristoranti possono chiedere il documento d'identità in caso di palesi violazioni, diciamo, della regolarità del Green Pass. Quindi polemiche anche qua a non finire. Aspettiamo i vostri SMS, i vostri WhatsApp, il numero è quello. Vi presento gli ospiti che sono collegati via Skype. L'onorevole Settimo Gottardo, buonasera. Buonasera Gottardo, bentornato. Buonasera a lei, direttore. Grazie, saluto e ringrazio anche Pierpaolo Longo, consigliere della Federazione Nuoto e gestore dell'Aquapolis di Bassano. Buonasera Longo. Buonasera direttore, grazie per l'invito. Allora, qui in studio invece abbiamo Barry Mason, conduttore buonasera. Radiofonico. Grazie. Bentornato Barry, Mario Fabris di Forza Italia, buonasera da a tutti. Cittadella, grazie. L'assessore Claudio Borgia di Fratelli d'Italia a buonasera Monte Belluna. A tutti. Buonasera. Il candidato sindaco di Conegliano ed ex sindaco Fabio Chies, buonasera. Buonasera a tutti. Sindaco, bentornato. Emanuela Parchi, che è candidata sindaco a Villorba. Buonasera, buonasera. Grazie buonasera, dell'invito. Dottoressa, e Raffaella Zanellato, imprenditrice di Confeder Contribuenti. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, grazie molte. Allora, io direi di partire dal titolo sui migranti. Lo scontro è frontale, soprattutto tra Salvini e il Viminale. Salvini dice non si può andare avanti con questi arrivi continui. In effetti ci sono sbarchi a Raffica, a Lampedusa, ma poi ci sono altri ingressi lungo la frontiera italo-slovena, per fare un esempio. Ogni giorno arrivano tanti migranti pakistani e afghani in Friuli Venezia Giulia, in sostanza arrivano a Trieste. E poi la questione ormai veramente è diventata un casus belli, che è quello dello Ius Soli, e cioè di una legge proposta dal centro-sinistra che darebbe la cittadinanza a chi nasce in Italia. Oggi chi nasce in Italia da genitori di origine straniera ma residenti in Italia da tempo può ottenere la cittadinanza al 18° anno, se ci sono requisiti, se c'è stata una continuità di questi 18 anni nel nostro territorio, e quindi c'è lo scontro proprio su questo punto. Allora, assessore Borgia. Sì. Su questo, diciamo, partiamo dallo Ius Soli, che è la questione più scottante in questo momento. Assolutamente, beh, io da sempre sono contrario allo Ius Soli, sono per lo Ius Sanguinis, che è appunto la legge che c'è in Italia e per più del 70% in tutto il mondo. Credo che questa sia comunque sia una legge di libertà, nel senso che in Italia al compimento del 18° anno di età
figli di stranieri possono diventare italiani, in un percorso di crescita e di integrazione. Le faccio un esempio bellissimo che mi è capitato proprio qualche giorno fa, perché abbiamo premiato i ragazzi meritevoli della città di Montebelluna, residenti a Montebelluna, e tra questi ragazzi meritevoli c'era una ragazza indiana che aveva fatto tutto il percorso in Italia, era nata in Italia, da genitori indiani, e che al compimento appunto del 18° anno d'età è diventata cittadina italiana. E abbiamo premiato non il fatto che lei fosse, come dire, cittadina italiana o straniera, noi abbiamo premiato il merito. Questo percorso è stato un percorso di crescita, il fatto che il papà, la mamma e tutti gli amici fossero là e fossero, come dire, si fossero integrati e avessero l'opportunità di essere premiati e vedere la propria figlia premiata, ha fatto sì che ci fosse una condivisione. E perché, vede, perché siamo contrari allo Ius Soli? Perché non è possibile che chi nasce in Italia senza radici e da genitori che vengono da un'altra tradizione, da un'altra identità, solo perché nascono in Italia possano essere cittadini italiani. Un esempio su tutti: Jacobs è nato a El Paso in Texas, il campione olimpico. È nato lì, ma da madre italiana, ed è italiano a tutti gli effetti, a prescindere dal cognome, dal colore della pelle, perché è questo, è il sangue, è la tradizione, è l'identità, è cresciuto in Italia, la mamma italiana. Se si fosse stato lo Ius Soli, sarebbe cittadino americano. In America c'è lo Ius Soli, credo che abbia la possibilità di avere la doppia cittadinanza, ma non sarebbe cittadino italiano. Ecco, questo è, secondo me, sbagliato. Lo diciamo da sempre, io ho sempre fatto una battaglia su questo, anche perché purtroppo la sinistra in questo momento storico, dove ci sono problemi ben più gravi, dove ci sono problemi da risolvere sul profilo occupazionale, economico, sul profilo anche di condivisione proprio di un percorso, anche difficile che sta passando il nostro paese, invece di parlare di questi temi parla di voto ai 16 anni, Ius Soli, cioè DDL Zan, quindi problemi che ad oggi non sono, come dire, prioritari per il paese. Questa purtroppo ogni tanto sembra uno specchietto per le allodole. Allora, stasera non siamo equilibrati dal punto di vista, diciamo, della par condicio. Ieri sera avevamo diversi esponenti del centro-sinistra, stasera ne abbiamo forse un paio. Adesso dovrebbe esserci anche Gianmarco Lu, tra poco, più avanti, collegato di più Europa, tra l'altro di origine coreana, vive in Italia da molti anni. Sentiamo cosa ha detto ieri Salvini, la trasmissione in onda sullo Ius Soli. Sentiamo. Che è nato in Italia, che è cresciuto in Italia, che abbia fatto un ciclo scolare in Italia, può essere un compagno di classe di sua figlia, che magari tifa Milan, perché non può essere italiano? Perché condivido col direttore, la cittadinanza non è il biglietto al Luna Park, il viaggio gratis in autoscontri, è una scelta matura e consapevole, è la fine di un percorso che a 18 anni, come a 18 anni puoi fare la patente, come a 18 anni puoi andare a votare, a 18 anni puoi decidere se la cultura, il paese che ti ospita, sarà il tuo paese, o se preferisci mantenere la nazionalità, perché tanti lo fanno, del paese da cui sei partito e magari dove vuoi tornare. Mi sembra una scorciatoia assolutamente gratuita. Ma stiamo parlando di bambini nati in Italia, però. Che non hanno neanche un diritto in meno rispetto a mio figlio, perché i dieci compagni di terza media di mio figlio, che hanno cittadinanza straniera, vanno in gita con mio figlio, fanno merenda con mio figlio, fanno gli esami con mio figlio. Sono italiani. E a 18 anni... Non sono mai stati in Madagascar, non sono mai stati in Guadalupe, sono nati qua. Perfetto. A 18 anni, da adulti e consapevoli, sceglieranno la cittadinanza. Se una scelta così delicata la fanno a colpi di fiducia, tradotto per chi ci guarda, nessun emendamento, nessuna discussione, pum, io sono Renzi, io sono PD, perfetto, no. Allora non accetto neanche una proposta. Ma questo era Salvini che ha ribadito alcuni concetti. Sentiamo Barry Mason su questo. Barry, cosa ne pensi? Io mi sono trovato spesso in scontri di questo tipo, anche alla radio, con ascoltatori, con esponenti politici. Come sempre... Cioè, ci vuole un giusto equilibrio in tutte le cose. Io penso fermamente a questo. È un po' come dire, no, hanno ragione tutti e non ha ragione nessuno, perché non c'è una regola.
viviamo in un mondo di regole che sono quelle legiferate in Italia, che sono allo stato confusionale puro, ma lo sono da sempre. E quindi non si riesce a trovare una soluzione che sia una soluzione che vada bene a tutti. Claudio ha detto delle cose giuste, Salvini a modo suo potrebbe anche dire delle cose giuste, ma anche gli altri. Perché uno che nasce qui, che suo malgrado nasce qui, non può essere come tutti gli altri. Perché quando va a scuola deve sentirsi dire sì, ma tu non sei italiano, perché anch'io se sono un bambino di 11 anni, di 12 anni alle medie, se faccio il tifo per l'Italia voglio poter dire sono italiano con la bandiera tricolore, anch'io voglio poterlo fare. Però è anche vero che se poi io divento italiano e a un certo punto i miei genitori mi portano all'estero, io comunque ho questa cittadinanza italiana. Allora dovrei trovare il modo di dire, ok, fino a 18 anni, se te ne vai via dall'Italia, torni a essere quello che eri, cioè la perdi la cittadinanza italiana. Ci sono già dei regolamenti simili per altre nazioni in giro per questo mondo. E potrebbe, io dico, perché sono fasi delicate, sono circostanze un po' particolari, la politica dovrebbe pensarci bene a questa cosa, perché vedo che la politica sì, ne parla, però ha sempre qualcos'altro, ha sempre delle cose più importanti, c'è sempre qualcosa da infilarci in mezzo, e i migranti, e gli espatri, e il reddito di cittadinanza, cioè alla fine si fa proprio un misto di informazioni e di leggi che una annulla l'altra, come sempre. Come per il Green Pass, bisognerebbe trovare un giusto equilibrio prima di cominciare a parlare di queste cose. Io sono stato negli Stati Uniti da bambino, perché mio padre per lavoro si trasferì lì, andammo a New York, io arrivai lì e avevo fatto la prima elementare in Italia, seconda elementare, e mi ricordo che siccome eravamo vestiti da italiani, con i calzoncini corti, riconoscono, no? Subito. Fummo accerchiati da una banda di ragazzini e derisi, no? Era abbastanza comprensibile, però poi con gli anni a me veniva un po' il magone a pensare che tanti miei compagni di classe avevano nomi italiani perché erano figli ed erano americani, e io ero invece un italiano e restavo italiano, molto orgoglioso di esserlo, ma additato però, come un italiano. Chiaro. Per cui personalmente penso che un ragazzino che nasce qui da genitori che vivono qui da tanto tempo e che poi finisce per parlare perfettamente in italiano e scrivere perfettamente in italiano e avere una vita del tutto italiana dovrebbe... Io farei un bel esame di grammatica e di lingua italiana a tanti italiani che si professano italiani più degli altri. Vorrei ricordare, perché ogni tanto ci dimentichiamo dei dati, che in Italia l'Italia è il paese con il più alto numero di cittadinanze concesse con lo ius sanguinis, per cui non è un problema. Il problema lo pone la sinistra ogni qualvolta c'è un problema. A me dispiace ribadirlo, però purtroppo è così. Il dato dice che l'Italia è il primo paese in Europa per concessioni della cittadinanza. Quindi la cittadinanza è agevole in questo paese, è un percorso, cioè arrivare a 18 anni non è che non viene concessa. Arrivati al compimento del 18° anno d'età, il cittadino di origine straniero che abita, nato e che abita qui da 18 anni in modo consecutivo, riceve la cittadinanza. Sì, io ho parlato con l'anagrafe del comune di Montebelluna, che è il mio comune, e mi hanno detto che noi facciamo diamo una legge dove cittadino italiano, ma sei cittadino italiano sulla fiducia finché non compi 18 anni. Sono situazioni troppo diverse. Cioè, quando una volta quando c'erano i migranti italiani che andavano verso l'America o l'Argentina o l'Australia, erano paesi sottopopolati che avevano bisogno assolutamente di manodopera e di migranti, avevano bisogno. Nonostante questo c'erano delle regole ferree per cui uno che aveva un dente agguato lo rimandavano a casa, dovevano stare in quarantena sempre continuamente anche se non c'era il Covid, qui danno altri invece entrano e escono. Discorso ius soli, allora le sinistre hanno il malcostume da troppo tempo di cercare di buttare tutto in politica, cioè lo ius soli, benissimo il discorso di dare la cittadinanza di qua e di là, poi c'è gente che non si vuole integrare, ci sono i musulmani che non ci riconoscono, allora questi qua pensano non abbiano diritto di diventare italiani finché non scelgono loro,
Poi c'è un discorso invece che il problema ancora più grosso è che lo ius soli servirà, se uno va a leggere fra le righe, al ricongiungimento familiare. Non ci siamo chiesti come mai da 7-8 mesi stanno entrando un sacco di minori non accompagnati, perché lo ius soli servirà al ricongiungimento familiare e questo sarà il grosso che arriva dopo. Questa è stata la prima mossa quando lo dissi in febbraio, qualcuno che forse poi in Skype mi ha accusato, mi ha criticato. Questa è la prima mossa delle sinistre. Seconda mossa, legalizzano i clandestini, si troveranno con 7 milioni di extracomunitari legalizzati. Leggi la signora Bellanova che doveva andare tutti in campagna e messa in giro a mangiare con il reddito di cittadinanza. Terzo, che dà il voto agli extracomunitari. Queste sono le tre mosse che fa la sinistra prima del 2023. Inutile che ce le raccontiamo tanto. Allora, poi adesso parliamo anche di Green Pass. Intanto sentiamo il sindaco di Conegliano, ex sindaco e candidato sindaco Conegliano, Fabio Chies, sui soli e migranti, no? A Conegliano, per esempio, la questione migranti, gli arrivi, la questione dell'accoglienza, l'accoglienza diffusa, gli hub, come... Diciamo, qual è lo stato d'animo dei cittadini rispetto a questo problema? Beh, guarda, innanzitutto dobbiamo dire che al di là di quello che si sente tanto propagandare, il nostro è un territorio di grande accoglienza, nel quale c'è una grandissima integrazione. Anche a Conegliano non ci sono problemi assolutamente di integrazione, c'è problemi di chi non vuole invece comportarsi bene, ma questo non è legato né alla razza né all'etnia. C'è chi non accetta le nostre regole, io sono convinto che questi devono essere rispediti a casa immediatamente. C'è chi vuole integrarsi, io da sindaco ho ricevuto moltissime persone che hanno preso la nostra cittadinanza orgogliosi di farlo, consapevoli di quello che andavano a fare, contenti di fare la foto con il sindaco sotto la bandiera italiana, e devo dirvi che avevano un orgoglio di essere italiani molto maggiore magari di quello che molte volte abbiamo noi. Frutto anche di questo percorso che hanno fatto, della voglia di arrivare ad essere italiani. A me quello che dispiace è che queste discussioni vengano sempre fuori luogo, fuori tempo. Cioè, dopo le Olimpiadi non capisco che senso ha parlare di chi è un atleta che arriva da altre realtà, ma è cittadino italiano, per cui altrimenti non avrebbe partecipato alle Olimpiadi. Quello che mi fa sorridere veramente è che questo è un paese nel quale i grandi temi non riusciamo a trattarli con la serietà con cui andrebbero trattati. Ci ritroviamo sempre a strumentalizzare, a dire che chi non è d'accordo con una certa legge è un razzista, chi è d'accordo invece è una persona cosmopolita che capisce come gira il mondo, senza guardare invece come gira il mondo negli altri paesi. Quello che voglio dire sostanzialmente è che il Veneto ha sempre dimostrato, essendo una terra che è sempre stata una terra di emigrazione, è una terra che ha sempre capito cosa vuol dire la persona che arriva da un territorio diverso, ha sempre saputo accoglierla. Le nostre fabbriche oggi sono piene di persone che lavorano, sono integrate, sono orgogliose di essere italiane e che vivono benissimo da noi. Ripeto, ci sono delle persone che noi non accettiamo e non vogliamo assolutamente accettare. Questo deve essere una cosa che devono capire. Noi accettiamo chi rispetta le nostre regole, chi non le rispetta, penso, viva Dio, che è giusto che torni da dove è venuto. Sì, anche perché devo dire, qui in Veneto, che passa per essere un territorio, una comunità anche razzista, se ne dicono in tutti i colori, ha invece dimostrato una grande capacità di solidarietà e di accoglienza in generale per extracomunitari e per comunque anche per coloro che sono. Ma guardi, io le do un dato in più proprio su Conegliano, sì. Un dato che, insomma, penso che i dati anagrafici servano soprattutto come la statistica poter programmare il futuro, no? Noi abbiamo dai 6 ai 12 anni avevamo il 20% di figli di persone che immigrato, che arrivavano da altri paesi, dagli 0 ai 6 anni 40. Cioè, vuol dire che gli ultimi 6 anni sono fondamentalmente raddoppiate. Questo ci fa capire che l'unico futuro possibile è un futuro di integrazione. Cioè, chiunque rifiuti un futuro di questo tipo è una persona che vive in un'altra realtà completamente anacronistica, che non sa cosa vuol dire il bene per il nostro paese. Però noi dobbiamo accettare quelle persone che nascono qua, vivono qua, amano l'Italia. E come ha detto un caro amico senegalese, mi ha detto: non siamo noi che dobbiamo accettare le regole del paese dove andiamo, è il paese dove andiamo che deve essere orgoglioso di noi. Cioè, questo mi ha fatto capire quanto loro ci tenessero al fatto che noi volessimo accettare loro. Cioè, che il paese dove vai accetti te, perché non sei tu che devi accettarlo, è il paese dove vai che deve considerarti una persona che accetta. È una lezione di vita fantastica che veramente mi è rimasta dentro, ma mi ha fatto capire che le persone intelligenti non hanno né colore della pelle né provenienza, e chi non vuole rispettare le regole neppure. Allora, vediamo la polemica anche a livello locale sullo ius soli tra Lega e PD, tra l'altro Matteo Salvini che ha pubblicato l'immagine di una rissa tra extracomunitari per appunto dirsi sfavorevole alla questione
dello Ius Soli e anche degli sbarchi. Uno delle Marche è successo. Il medagliere italiano delle Olimpiadi 2020 di Tokyo è multietnico, Olimpiadi che hanno riacceso probabilmente involontariamente la questione dello Ius Soli con la proposta del ministro Lamorgese di concedere la cittadinanza italiana a chi fa sport. Proposta che la Lega rimanda al mittente, l'onorevole Salvini ricorda che l'immigrazione non va solo a braccetto con lo sport e posta sui social un video di una rissa avvenuta qualche giorno fa a Montecchio Maggiore. Ennesima rissa e bastonate tra bande di stranieri agitati, scrive nel post il leader della Lega, sempre grazie ai carabinieri, meno a chi continua a parlare di Ius Soli, pretende rigore per i cittadini italiani e non fa nulla per contrastare l'emergenza sbarchi. A fargli eco da Vicenza è l'onorevole della Lega, Eric Pretto. Quasi 3 italiani su 4 continuano a chiedere una riduzione dell'immigrazione e in cui l'Italia continua a essere il primo paese in Europa a concedere in numero assoluto il maggior numero di cittadinanze, ebbene credo che sia inopportuno che il ministro dell'Interno si preoccupi di questioni come lo Ius Soli, questioni che sono evidentemente bandiere di partito, bandiere politiche che noi non siamo disposti ad accettare. Una battaglia però che il Partito Democratico non ha intenzione di perdere. Noi pensiamo semplicemente che sia giusto che chi nasce qui e fa qui un periodo, un ciclo di studi, quindi quello che viene chiamato Ius Culturae, il fatto di completare un ciclo della scuola all'interno del nostro paese, abbia il diritto di essere italiano. Il fatto di aver completato un percorso di studi è il segno di appartenere a un paese, il fatto di condividerne la storia, le tradizioni, la cultura e la lingua. Invece Gabriella Basso, onorevole Gottardo, Salvini che torna sul sentiero di guerra con questi cavalli di battaglia, vuole in qualche modo uscire dalla dimensione governativa dove si sente forse un po' così troppo stretto per tornare a fare il Salvini non governativo ma di lotta in sostanza, o no? Oh, non è tanto Salvini secondo me. Sono partiti, Draghi governa e i partiti si limitano a fare polemiche ideologiche. Questo è il vuoto politico che abbiamo davanti a noi. Bisognerebbe invece che i partiti si dedicassero alle riforme. Ci sono 20 di riforme, sono 23 le riforme che devono essere fatte con testualità con l'arrivo dei soldi dall'Europa. Se no i soldi non arrivano mica, eh. E quindi invece di parlare di queste cose qui, ma io sono rimasto veramente fuori dalla grazia di Dio in questi giorni. Vi siete accorti voi che all'improvviso la legge Zan, per esempio, che era un altro elemento di scontro ideologico tra i partiti, in batter d'occhio è sparita. Prima occupava tutti i telegiornali, le prime pagine. È vero, è vero. I giornaloni italiani. Non se parla una sola riga. Adesso è di moda, il vuoto viene coperto dallo Ius Soli. Questo è un limite, mi permetto, direttore, secondo me, di dire, tipico anche della sinistra, che non essendo in grado di entrare fino in fondo nel merito delle leggi economiche e delle riforme economiche del governo Draghi, copre lo spazio con l'ideologia. Allora tiro fuori, adesso tra poco cominceranno anche con la legge della buona morte, con l'eutanasia, e riprenderanno in autunno di nuovo la legge sul senso di Zan e così via. Cioè, una copertura ideologica e per non entrare nel merito delle riforme economiche o fiscali o penali che sono necessarie per essere un paese avanzato come abbiamo dimostrato di esserlo durante le Olimpiadi. Cosa hanno insegnato le Olimpiadi? Che siamo un paese avanzato, che non abbiamo problemi di colore della pelle, che i nostri campioni sono campioni italiani di qualsiasi colore, che non abbiamo ideologie su questo, che stiamo facendo opera di grande innovazione. Nei dibattiti culturali e politici dei partiti siamo indietro di 20 anni. Siamo fermi ancora al 900. Quindi entriamo nel merito delle riforme, non lasciamo ai partiti morti che cercano di risuscitare per via ideologica. Per via ideologica non si risuscita. Si manipola il consenso, non si conquista il nuovo consenso. Questo dico io. Quindi non lasciamo uno spazio a Draghi eccessivo che è quello di governare e fare nomine
e riduciamo i partiti a delle schermaglie ideologiche, tra l'altro molto deboli, una debolezza anche di essere incapaci di produrre nuova classe dirigente, lo vediamo nelle lotte per i candidati sindaci nelle grandi città che sono state chiuse qui recentemente in vista delle elezioni che si faranno ad ottobre. Quindi sveglia i partiti, non possiamo lasciare tutto il mondo dell'innovazione, dell'economia e dell'internazionalizzazione a un'elite economica di governo e lasciare che i rappresentanti popolari, cioè i partiti, siano ridotti a una funzione ancillare, ideologica di copertura. Questo è il punto che a me dispiace. Molto una chiaro. Grande critica, eh? Molto chiaro come sempre. Allora, per Paolo Longo, vi dicevo, il consigliere della Federazione Nuoto, gestore di Aquapolis a Bassano, che è una gigantesca ed efficientissima struttura per il nuoto, no, veramente, no, no, è una struttura straordinariamente bella. Le chiedo, Longo, prima di parlare di Green Pass e di quel che sta succedendo nelle piscine italiane, nel nuoto non c'è, diciamo, nelle squadre degli azzurri in Italia, ma anche si vede anche nelle piscine in cui ci sono gare, cioè non ci sono campioni del nuoto, diciamo, di origini straniere, o sbaglio? Cioè c'è una grossa concentrazione nel calcio, abbiamo visto adesso anche in atletica, per parlare, non so, della figlia di Fiona May e tanti altri atleti. Cosa ci dice al riguardo? Sì, grazie direttore dei complimenti. Diciamo che il mondo del nuoto in realtà rappresenta due facce di un'unica medaglia. Abbiamo la parte dello sport di base, che è altamente inclusivo, perché tutti noi conosciamo i nostri relativi impianti molto territorializzati, che aprono e accolgono ogni genere di pubblico, di qualsiasi etnia, origine e via discorrendo. Quindi è un grande potenzialità e è anche un grande senso di cultura nell'interazione nei ragazzini, di comprendere anche determinate forme di diversità, magari più oggettiva che culturale. E devo dire che questo è uno dei grandi insegnamenti che il mondo dello sport è in grado di dare. Per quanto riguarda poi i livelli agonistici, noi come mondo del nuoto il bacino lo coltiviamo effettivamente dal territorio, a differenza magari del calcio, che magari c'è questo grande mercato che alimenta poi tutta un'industria molto più importante. I nostri atleti nascono dai nostri paesi, vengono poi coltivati man mano nel loro percorso agonistico e poi si sviluppano sui grandi prodi internazionali. L'abbiamo visto anche alle Olimpiadi, oltre la famosissima Federica Pellegrini, che credo che sia un atleta che difficilmente nei prossimi anni potremmo riscontrare un altro fenotipo del genere, perché è una campionessa non solo fisicamente parlando, ma mentalmente, che è molto capace di gestire la gara, la tensione, lo stress. Abbiamo un Paltrinieri col suo collega Detti, che vengono fuori da situazioni molto impegnative e che hanno espresso risultati importanti. Io credo che il mondo del nuoto abbia un bacino importante, molto minato in questa biennio di pandemia, perché purtroppo le piscine avranno un buco di una generazione intera di atleti che non hanno potuto allenarsi, perché non essendo di interesse nazionale non hanno potuto accedere a quella famosa deroga che permetteva la gestione degli spazi acqua anche in fase di chiusura e di lockdown. Ecco che quindi, insomma, io credo che lo sport in questo senso sia il primo diritto a favore e a portata di tutti. Mi concedo solo una piccola parentesi rispetto alle tematiche che sono state citate in studio. Probabilmente siamo sempre troppo abituati, e qui vorrei parafrasare un po', ma non me ne voglia, Piero Angela, a parlare di diritti. Dovremmo cominciare probabilmente anche a comprendere che siamo detentori di doveri, per cui nel momento in cui ci cita la richiesta di diritto si debba avere la responsabilità e la competenza di adempiere anche ai doveri personali e responsabili nella nostra comunità.
Senta, Longo, vediamo il servizio da Padova sulle piscine. Ne abbiamo dato un altro oggi in cui c'era lei. Adesso, siccome siamo collegati, vediamo questo servizio da Padova di Valentina Visentin. Sentiamo. Una veloce scansione all'ingresso e poi ci si può tuffare in acqua. Anche le piscine si sono attrezzate con tablet, telefonini e l'app C19 per scansionare il Green Pass. Al momento per i gestori delle piscine si tratta di un'attività limitata, visto che il lascia passare vaccinale non è richiesto per chi nuota nelle piscine all'aperto, ma solo per i corsi che si svolgono nelle vasche al coperto. Il vero banco di prova sarà a settembre, quando ricominceranno i corsi a regime. Alla Padova Nuoto alcuni iscritti ai corsi avanzati che si svolgono anche durante l'estate hanno già sperimentato il Green Pass, visto che gli allenamenti sono all'interno, nella piscina al coperto. Green Pass che non è richiesto invece per gli over 12 che frequentano i centri estivi, dato che tutte le attività sono all'esterno. In palestra invece il Green Pass viene richiesto al momento dell'ingresso per tutte le attività in sala e per accedere ai corsi. Servizio Valentina Videntin. Longo, ha senso il fatto di dover esibire il Green Pass soltanto per le piscine al chiuso, nel senso che anche quando si va nella piscina all'aperto comunque si entra negli spogliatoi, no? Non varrebbe la pena di comunque mostrare il Green Pass in ogni caso? Penso di aver capito così, se non altro. Ha ben capito, direttore, e io vado anche oltre rappresentandole un esempio. Uno degli assistenti bagnanti della Padova Nuoto, voglio dire, ma come dei nostri impianti, che in un momento qualsiasi è nostro collaboratore e quindi lavoratore per la società di gestione, non ha l'onere di dimostrare il Green Pass. Nel momento in cui si toglie la magliettina, si mette il costume per farsi una nuotata, invece ha l'obbligatorietà. Per cui viviamo effettivamente in una normativa che è molto poco strutturata nel caso concreto, come ben diceva, io che vado in vasca esterna, nel momento in cui accedo allo spogliatoio, vado a farmi la doccia o mi cambio, tecnicamente sono all'interno di uno spazio, e questo ha dato molti motivi di riflessione e di contestazione anche all'interno di Federazione, che non sapeva bene come muoversi e come gestire questa fetta di popolazione che dal 5 di agosto al 6 di agosto è stata poi improvvisamente onerata nella verifica della certificazione. Per cui ci troviamo di fronte a una normativa che è contrastante al suo interno. Attualmente tentiamo di interpretare, ma non siamo in grado di dare una certezza. Questo purtroppo, a cospetto del pubblico, ci ha generato parecchie difficoltà, perché giustamente nell'interesse poi personale della scelta o meno di procedere rispetto alla vaccinazione o meno, ci mette in una posizione di difficoltà. Ricordo che non siamo noi purtroppo gli enti normativi e siamo in questo momento in una fase conseguente, per cui mettiamo in essere quello che la norma ci viene imposta. Questo però non è compreso da tutti e purtroppo siamo stati poi bersaglio di numerose dimostrazioni, non solo sui social, non solo sui nostri canali di comunicazione, ma anche all'interno delle nostre strutture si è presentato qualche personalità un po' più invasata che ha fatto un show, diciamo così. Sì, sta succedendo. D'altra parte, come diceva lei, ci sono appunto anomalie tipo questa, no? Paradossi, Green Pass, il garante della privacy dice i titolari delle attività possono chiedere i documenti, i ristoratori lo faremo solo in caso di palesi violazioni, poi c'è la circolare del Ministero degli Interni che invece dice non dovete farvi mostrare i documenti, si mettano d'accordo in qualche modo. Grazie Longo, grazie per essere stato con noi, arrivederci, buon lavoro, grazie molte. Grazie a lei, grazie, buon lavoro a voi. Tra poco avremo Gianmarco Lu di Più Europa. Vediamo intanto stamattina un punto stampa del presidente Zaia da Palazzo Balbi. Vediamo il servizio e poi andiamo da Emanuela Parchi. C'è un timido, lento incremento dei ricoverati, perché siamo passati da 206 a 208 per poi passare a 229. Quindi è incontrovertibile questo trend, no? È lento per fortuna, siamo ancora al 2% di coefficiente di riempimento delle terapie intensive dell'area non critica, però ora guardiamo con attenzione questo fenomeno.
I numeri non sono alti come nei periodi più drammatici della pandemia, ma quei 229 ricoveri, di cui 23 in area critica, rappresentano un dato in crescita da tenere sotto stretta osservazione. Si tratta generalmente di cinquantenni non vaccinati. A prevalere comunque l'ottimismo, la variante Delta dovrebbe essere al giro di boa. Sono ormai quasi 3 mesi di variante Delta in Veneto, ormai ubiquitaria, endemica, i nostri contagiati hanno praticamente tutti variante Delta. E si immagina, lo dice il mondo scientifico, che ad agosto ci sarà il giro di boa, quindi dovrebbe iniziare la discesa. Con una campagna vaccinale che procede spedita, 34.686 dosi nella giornata di ieri, con la prospettiva di 1 milione tra Pfizer e Moderna nell'intero mese di agosto, a tenere banco sono alcune difficoltà nello scaricare il Green Pass. Non funziona l'anagrafe vaccinale perché noi abbiamo tante segnalazioni, debbono assolutamente, come da un lato si chiede il Green Pass, dall'altro devi mettere tutti nelle condizioni di avere il Green Pass, non ha senso fare una legge se poi non funziona. In previsione dell'anno scolastico che tornerà in presenze, ci saranno in Veneto delle scuole sentinella della diffusione del virus. Noi vogliamo incentivare, incrementare il tema dei test sulle scuole sentinella, ovvero monitorare il grado di circolazione del virus nelle scuole. Lo faremo con tutta probabilità con delle scuole obiettivo in Veneto e lo faremo con i test salivari, quindi con un'invasività che è ridotta a zero rispetto alla raccolta del campione. L'emergenza pandemica intanto è costata al Veneto 1 miliardo di euro. Avevo un conto qualche mese fa di 700 milioni, ma si sta continuando a spendere. Questo è un capitolo che è bene che da un punto di vista sanitario, di tragedie umane e finanziario si chiuda velocemente. Servizio di Filippo Fois. Allora, Emanuela Parchi, vi dicevo, candidata a sindaco a Villorba, qual è, diciamo, intanto la lista, qual è poi anche quale sarà la questione al centro della campagna elettorale, insomma, come andranno le cose da qui al 3 al 4 ottobre? Dunque, Villorba sta diventando un po' un caso nella provincia, lo sappiamo tutti. Esatto. Sono un caso io stessa, perché insomma tutti sanno che sono una leghista di lungo corso. Sono stata il segretario della sezione della Lega comunale, sono stata dentro il direttivo, dentro il direttorio provinciale e a un certo punto ho fatto una scelta diversa. E ovviamente avevo parlato con il commissario provinciale perché io non ho accettato il modo con cui è stato scelto il candidato per la Lega del Comune, sì. Perché di fatto non è stata una scelta condivisa con la sezione, di fatto è stato imposto. Ricordiamo, il sindaco uscente Marco Serena, no? Esatto, Marco Serena ha finito il suo secondo mandato e quindi giustamente io ritengo che chi ha fatto amministrazione conosca molto bene la sua squadra e debba dire, insomma, o comunque insomma sostenere la sua amministrazione. Io stessa faccio parte di questa amministrazione, anche se abbiamo fatto 2 gruppi nel corso di tutta la legislatura e comunque noi abbiamo sempre sostenuto la maggioranza, diciamo, in maniera molto responsabile, anche se ricordo che ci sono stati degli episodi per cui, in tutta onestà, insomma, se avessimo voluto chiudere l'esperienza avremmo potuto farlo. C'è stato anche il caso di Silvia Barbisan, che peraltro si candida a sua volta, no? Sì, diciamo che lei appunto era uscita ancora l'anno scorso proprio dall'amministrazione, nel senso che il sindaco aveva ritirato le deleghe, insomma avevano avuto dei problemi, quindi lei è uscita, lei ha fatto una scelta completamente diversa, sì. Perché pur essendo nella maggioranza ha fatto una scelta diversa. Per quanto riguarda me, invece, a un certo punto io ho fatto la scelta di seguire un altro corso, perché sì, io non accetto gli inganni, non li accetto nella maniera più assoluta e quindi ho deciso di candidarmi, non perché io abbia qualcosa contro le persone che sono state scelte, perché comunque io sono donna di partito, come mi hanno molto definito in questo periodo. Però io dico questo, che il partito è fatto di uomini, per cui non sempre noi siamo coerenti, non sempre ci prendiamo responsabilità. Molte volte è più facile fare un passo indietro piuttosto che assumersi responsabilità davanti a certe situazioni.
Io sono una persona che ha un grandissimo difetto, ho molto coraggio, di solito il passo lo faccio avanti. Credo che questo fosse uno di quei momenti per cui mi sono assunta questa responsabilità anche nei confronti di chi mi ha sostenuto in tutti questi anni, per cui ho deciso di fare questa lista che comunque è una civica, dove all'interno è vero che ci sono delle persone che hanno fatto un percorso politico con me, io stessa sono una politica, però siamo lontani da tutti i partiti, ci saranno persone comunque della società civile, comunque che hanno delle professionalità, attività varie e diverse, perché credo che comunque in un'amministrazione deve essere rappresentata comunque tutta la società. Ed è quello che io intendo fare. Quindi la lista civica si chiamerà? Villorba nel cuore. Villorba nel cuore, Villorba nel cuore. E non a caso, perché penso che tutto quello che dobbiamo fare deve essere fatto con grande passione, quindi il messaggio deve essere immediato. Certo, anche in politica, diciamo, chi non le manda a dire, chi fa delle scelte coraggiose, a volte diciamo ne paga le conseguenze. Ne pago, no? Le conseguenze, ma io sono perfettamente conscia, cioè conosco benissimo i regolamenti e gli statuti, so perfettamente quello che sto facendo. Allora, poi ovviamente quando scatterà la par condicio avremo tutti i candidati, insomma, delle varie liste presenti. Vediamo Fabrizio, no, abbiamo già visto il presidente Zaia, vediamo un caso, quello della ULS 8 Pedemontano, vediamo. Green Pass, la soluzione al vaccino, non il tampone. Con questo slogan la direzione dell'USL Otto Berica declina sul territorio di sua competenza il nuovo piano di sanità pubblica della Regione Veneto. Piano che con oggi, martedì 10 luglio, vede i tamponi a pagamento per gli over 12 anni che lo richiedono per esigenze non sanitarie. L'effetto del venir meno della gratuità del tampone ha visto nel pomeriggio di lunedì l'assalto al punto di Torre di Quartesolo, che ha registrato l'imponente numero di 1000 test in un giorno solo, costringendo a chiudere anticipatamente. 1000 tamponi, di cui al momento 26 positivi, di cui 18 non vaccinati. Punto tampone di Torri, che sarà anche l'unico di quelli dell'USL 8 dove si potrà fare il test rapido molecolare a pagamento. Tampone, ricordiamo, che rimane gratuito per chi non può vaccinarsi per motivi sanitari, sintomi sospetti o contatti positivi. Tampone gratuito anche per gli operatori sanitari, in strutture per disabili, familiari e caregiver di questi, operatori di centri estivi e insegnanti. Tampone che si può prenotare nel sito dell'USL. Prosegue intanto la campagna vaccinale. Tra alti e bassi, nel senso che ci aspettavamo un calo nel periodo estivo perché per l'esodo feriale e via dicendo. Diciamo che già da oggi stiamo cominciando a vedere una risalita. Abbiamo aperto 27.000 posti da oggi al 3 settembre. I vaccini continueranno ad arrivare, saranno in particolare Pfizer e Moderna. L'invito dunque ancora una volta alla vaccinazione. Oggi in ospedale a Vicenza sono 8 le persone ricoverate, tutte non vaccinate, si evidenzia una nuova fase. L'età è scesa tantissimo, anche di 40 anni in molti casi. Noi in questo momento abbiamo pazienti ricoverati che vanno dai 23 anni, 28 anni, 32 anni. Senso Gabriella Basso, Raffaella Zanellato, imprenditrice Confeder Contribuenti, c'è la questione, diciamo, del Green Pass sul posto di lavoro, no? Ancora non è stato chiarito se, insomma, sarà obbligatorio esibirlo. I sindacati hanno detto che bisogna evitare poi però sanzioni, licenziamenti. Lei da imprenditrice come la affronta la questione del Green Pass e della sicurezza in azienda, che è già stata comunque garantita da varie misure, no? Ma premetto che io sono contraria al Green Pass, perché l'ha detto anche Draghi, che non ha nessuna utilità reale, ma è solamente un modo come un altro per convincere le persone a vaccinarsi. E l'ha detto Draghi, non l'ha detto, voglio dire, qualcuno, un leghista, no? Che sono sempre quelli che sembrano sempre esagerati. L'ha detto Draghi, quindi mi pare evidente che è un mezzuccio, perché le cose non sono andate proprio come il governo si aspettava. C'è stata una grossa adesione ai vaccini, però non abbastanza per ottenere quello che si voleva ottenere.
E quindi il Green Pass non è altro che un mezzo per cercare di convincere quelli che non hanno assolutamente voglia di fare il vaccino, ma che si trovano proprio per comodità di poter dire entro dappertutto e se lo fanno. Allora, io non l'ho fatto il vaccino, premetto che l'ho consigliato a mio papà perché è anziano, ha sicuramente delle patologie e quindi non sono contro il vaccino, sono contro il modo con cui si vogliono imporre delle cose con delle motivazioni secondo me abbastanza ridicole. Allora, per quanto riguarda le aziende, al di là che io ho varie aziende ma ho pochissimi dipendenti, quindi credo che la questione probabilmente riguarderà soprattutto le grosse aziende. Ho visto che Confindustria mi sembrava anche favorevole alla cosa, però sappiamo bene che Confindustria, insomma, ha tutti i suoi motivi per sostenere il governo, qualunque esso sia, perché ovviamente ha poi dei benefit, mi sembra, insomma, da, diciamo, dai tempi di Agnelli quando ero bambina, quindi insomma non è nessuna novità da questo punto di vista. I sindacati, onestamente, li guardo con molta perplessità da sempre, per quanto mi riguarda hanno fatto spesso più danni che altro e quindi li considero adesso un po' ondivaghi, vogliono che le aziende non licenzino quando c'è di fatto la morte, perché adesso c'è il problema anche dei materiali che non si trovano, quindi anche se le aziende eventualmente hanno gli ordini e quindi la TV dice sono aumentati gli ordini, certo, ma se poi non si può consegnare è un foglio scritto. Da 0 a 1 è comunque un aumento, no? Ma se è un aumento così fittizio non ha senso. Non arriva. Cioè, è inutile che noi aziende abbiamo le richieste di ordini, perché se poi non riusciamo a evaderli, di fatto noi non creiamo ricchezza e se abbiamo gli ordini lì rischiamo di non poter consegnare, di non poter mantenere i dipendenti e di pagare le penali. Quindi le aziende sono già in difficoltà e quello sarà il passo nella fossa definitiva. Cioè, io ho la sensazione che stiamo andando in una china molto pericolosa, si sta dando troppa importanza a cose che in questo momento, come hanno detto anche altri, non sono prioritarie, come lo Ius Soli e il DL Zanna, ma sono solo delle, passatemi il termine, sparate per intercettare delle categorie ben precise di persone che poi portano i voti. Cioè, il bambino extracomunitario, credo che nella sua ingenuità interessi ben poco della cittadinanza, ma se quel bambino ottiene la cittadinanza ha due voti certi dei due genitori, come lo è il DL Zan. Allora, le battaglie di civiltà le facciamo quando prima abbiamo fatto altre battaglie di civiltà. Abbiamo una disoccupazione mostruosa, aziende che non hanno liquidità, un sistema fiscale che sta facendo impazzire i commercialisti, abbiamo una giustizia che funziona molto male, sia penale e anche civile. E quindi non c'è niente che funziona e ci si preoccupa di piccole cose. Allora, adesso sono finiti anche tutti i decreti governativi che hanno messo in moto le moratorie dei mutui, dei finanziamenti, di queste cose qui. Ormai sono esauriti perché Conte con i suoi DPCM non c'è più, Draghi è un po' più restio a fare DPCM una volta alla settimana. Di notte però. Eh? Di notte però. Di notte. Sì, vabbè. E quindi sono finite le moratorie e mi risulta che parecchie persone purtroppo nonostante siano riprese le rate non sono in grado di pagarle e quindi anche per le banche non è un bel momento, quindi quando i governi che pensiamo ad Alema, pensiamo a molti governi che hanno fatto molti decreti salvabanche, che hanno fatto tutta una serie di agevolazioni, in questo caso non stanno aiutando neanche le banche. Le banche sono costrette a cedere i crediti, c'è un vero e proprio mercato delle vacche, la gente ha un debito con una banca, il giorno dopo scopre che non ha più il debito con quella banca. E ci tengo a dire perché ho notato che ho tante persone che vengono da me, che ad esempio hanno un mutuo ipotecario non in regola, che proprio per cercare di pagare il debito tentano di vendere la casa e non sanno più chi chiamare. E questo succede spesso e volentieri. E io ad esempio, siccome da qualche anno c'è questo problema, riesco ad andare a trovare la famosa società veicolo, le società di cartolarizzazione. Però
Sembra una stupidaggine, ma probabilmente molti che mi ascolteranno avranno questo problema e non sanno a chi rivolgersi, quindi direttore, io ovviamente, ecco, la gente sa che può contattarmi o tramite la redazione, poi casomai darò il numero verde nostro, perché ho visto, sembra una stupidaggine, ma in realtà i crediti cambiano, io ho persone che ho seguito che nel giro di un anno sono stati venduti 6 volte. Quindi, uno con l'altra banca. Ecco, quindi Mario uno trova anche da vendere, infatti un mesetto fa siamo andati con un nostro associato che ha venduto la casa, era da un po' che aveva l'acquirente e l'acquirente diceva quando è che andiamo dal notario, cioè, se sapessi a chi devo dare i soldi per togliere l'ipoteca e fortunatamente l'agente immobiliare mi conosceva, mi ha detto ascolta, ho trovato fuori la società, siamo andati dal notaio, abbiamo dato i soldi, ha avuto anche un po' di sconto, quindi quello non guasta mai, e abbiamo fatto l'atto, però ripeto, ci sono situazioni molto difficili, ripeto, le imprese adesso, al di là che sono a rischio già con i fidi che hanno, e non è questo il momento per toglierli, perché è proprio adesso che hanno bisogno di sostegno, che non è stato dato sicuramente dal governo, con le briciole calcolate sui cali di fatturato, su queste cose varie, e quindi la vedo una situazione molto delicata e mi sembra che il governo si stia intrallazzando in cose di poco conto. Sta arrivando l'anticipo di 25 miliardi ai quali si aggiungeranno altri 191 da spendere entro il 2026, sempre che vengano fatte le riforme, tra queste quella del fisco entro il 2021, io non so come faranno, che riforma uscirà dal loro cilindro, comunque vedremo. Intanto saluto e ringrazio Gianmarco Lu, giovanissimo esponente di Più Europa. Buonasera Lu, grazie molte. Buonasera a tutti, saluto gli ospiti e i telespettatori, grazie direttore. Grazie a lei. Gianmarco, allora intanto lei è già stato a Focus, se non ricordo male di origine vietnamita o coreana, non mi ricordo Vietnam. Più. Vietnamita, corretto. Come mi aveva così detto, correggendomi, il regista Fabrizio Bazzoni, perché io avevo parlato di Corea. Senta, quindi mi pare che lei sia la persona più indicata per parlare di Yoo Soli, no? E mi piacerebbe sentire la sua storia, perché non ho, nelle volte precedenti non ne avevamo parlato, no? Se la famiglia si era trasferita in Italia, insomma, ci racconti un po' nel suo caso com'è andata e cosa lei pensa della richiesta di Yoo Soli. Grazie direttore intanto per l'opportunità. Io ci tengo a dirlo e lo dico spesso, insomma, con il sorriso sulle labbra, sono figlio di un immigrato che è stato salvato da un barcone. E non me ne vergogno, anzi certo. sono orgoglioso dell'Italia e orgoglioso della Marina Militare Italiana, che nel 1979 ha coordinato la prima missione internazionale per salvataggio di vite in mare, partendo dal porto di Livorno con 3 navi, una si chiamava Vittorio Veneto, ed è arrivata fino al mare della Malesia salvando più di 900 profughi vietnamiti. Questi profughi vietnamiti sono arrivati a Venezia, e in molti sono stati ospitati nell'estate del 79, in un piccolo comune dal grandissimo cuore che è Asolo. 2 anni fa, infatti, grazie al sindaco, c'è stata la commemorazione dei 40 anni dall'arrivo dei cosiddetti boat people. Tanti di loro, la stragrande maggioranza, si sono integrati, hanno studiato, hanno lavorato. Alcuni hanno deciso di andare all'estero, in Europa. I figli sono qui, alcuni, altri sono all'estero, e per cui è una storia di grande successo di integrazione. Io credo che abbia dimostrato come il Veneto sia una terra con le braccia sempre aperte nei confronti di coloro che hanno voglia di lavorare, di impegnarsi, di studiare. E infatti credo che quando si parli di Yoo Soli, di Yoo Culture, serva veramente avere i piedi per terra, abbandonare le ideologie. Ho apprezzato molto quello che ha detto l'ex sindaco di Conegliano Chies, perché credo che il Veneto l'abbia dimostrato, e quando effettivamente c'è voglia di integrazione, c'è voglia di rispettare le regole, di impegnarsi, c'è le opportunità che vengono date. Però vorrei dire una cosa, io sono d'accordo, ci sono tantissimi temi su cui è importante parlare, a partire dall'economia, che è il motore di ripresa di questo paese.
Ma questo non significa che le diverse commissioni parlamentari, perché c'è chi si occupa di ambiente, c'è chi si occupa di regioni, c'è chi si occupa di diritti, c'è chi si occupa di lavoro, non possano occuparsi e lavorare sui propri temi. Sia sul DDL Zan, lo dico brevissimamente, che sullo Ius Culture, gli italiani hanno già deciso e gli italiani hanno un'opinione molto forte. Due italiani su tre, più di due italiani su tre, la metà, leggevo un sondaggio prima di Utrend, anche degli elettori della Lega, pensano che chi è nato qui, anche da genitori stranieri, studia in Italia, lavora in Italia, paghi le tasse in Italia, questi cittadini abbiano diritto alla cittadinanza. È una questione economica, è una questione di sicurezza, è una questione di dignità. E poi vorrei sottolineare una cosa: è vero, ai 18 anni si può prendere la cittadinanza italiana, ma si tratta comunque di una finestra di un anno. E io personalmente ho un'amica molto cara che studia con me all'università, di origini bielorusse, quindi tornando ad una terra che purtroppo non c'è molta democrazia, un periodo difficilissimo. Lei purtroppo non ha avuto l'opportunità, per motivi personali, comunque non ha fatto richiesta della cittadinanza italiana ai 18 anni. La situazione in Bielorussia era tutta un'altra situazione. Ad oggi si preoccupa, quando gira il mondo, del suo futuro. Si domanda: verrò trattata da cittadina italiana? Ci sarà la Farnesina ad aiutarmi se succederà qualcosa, quando viaggio a Mosca, quando torno a salutare i miei parenti in Bielorussia? Non sono questioni di poco conto. La cittadinanza italiana non è una questione da trattare come una bandierina semplicemente, è una questione di diritti civili, di diritti individuali e anche politici, di poter dire la propria. Gli Stati Uniti d'America hanno fatto la rivoluzione dicendo no taxation without representation, niente tasse senza rappresentanza politica. Ecco, io credo che questo principio continui a valere, e chi soprattutto decide di formarsi in Italia parla alla fine spesso italiano meglio di altri italiani e apprezza ed è fortemente orgoglioso di questo paese, come me, come mio padre, abbia tutto il diritto di essere un cittadino italiano. La trovo una cosa semplicissima. Gianmarco, poi le chiederò anche una sua opinione sulla questione immigrazione, quella di oggi, no? Perché quella dei profughi vietnamiti, dei boat people, diciamo, era ovviamente un altro contesto, un'altra fase storica. Certo. Però prima vediamo un servizio sul Covid Hotel che hanno aperto a Valdobbiadene, poi torniamo dall'assessore Borgia. Vediamo. Da oggi nel piano secondo viene attivato il Covid Hotel, che è per pazienti che non hanno problemi di salute, si chiama Covid, però che sono positivi. Il Covid Hotel di Valdobbiadene è ufficialmente attivo dalle 14 di questo pomeriggio. Tutti i turisti trovati positivi al virus nella Marca verranno accompagnati in questo edificio al secondo piano dell'ex ospedale Guicciardini, dove dovranno passare la quarantena. La struttura appena aperta ha visto arrivare in ambulanza due cittadini bulgari, marito e moglie di 55 anni, risultati positivi al Covid ieri all'aeroporto Canova di Treviso, e un turista francese. L'hotel, che dispone di 20 posti letto suddivisi in 3 camere doppie e 14 singole, tutte con bagno e televisione, potrà ospitare anche i residenti che sono impossibilitati a rispettare l'isolamento nella propria abitazione. Soltanto persone che hanno avuto un contatto stretto, che sono autosufficienti, che stanno bene e che non hanno altri posti per passare la quarantena o l'isolamento. Il personale di controllo sarà presente giorno e notte portando i pasti agli ospiti e effettuando le pulizie e le attività di sanificazione ambientale. Cerchiamo di dare il più comfort possibile a queste persone, perché sono persone in salute, che stanno bene, che sono obbligate a rimanere chiuse in una stanza, per cui cerchiamo di alleggerire più che possiamo il loro soggiorno. Da novembre a fine marzo al quarto piano del Guicciardini era presente il reparto di centro accoglienza Covid. Attualmente è in stand-by, ma riutilizzabile in caso di necessità. Nel piano sono passate più di 200 persone. E ho un grandissimo bel ricordo di tanti giovani e tante ragazze che entravano al mattino, tornavano fuori di notte stremate, ma con la soddisfazione di aver lavorato per le comunità. Credo che sia un orgoglio per Valdobbiadene e per tutto il personale medico infermieristico, per i volontari, per gli operatori delle varie associazioni, aver saputo ancora una volta dare risposta pronta
sicura alle richieste. Ad ogni ospite l'ASL 2 addebiterà la quota del soggiorno. La tariffa è ancora in fase di modulazione. Servizio di Nicola Marcato. Allora, assessore, certo, è un esempio. È un esempio di forte integrazione quella di Gianmarco Lui e di altri ragazzi, figli di famiglie straniere, insomma in questo caso addirittura famiglie arrivate dalla fuga dei profughi vietnamiti. Ma lei rispetto, dice, e questo era, diciamo, stavamo parlando di Ius Sole, rispetto alla questione migranti, lì dove si vede che l'Europa francamente è del tutto indifferente ai problemi di paesi come l'Italia, come Malta, come la Grecia, che sono i più vulnerabili da questo punto di vista, come si farà a sobbarcarsi l'arrivo di migliaia di persone che qui non troveranno lavoro e non troveranno un tetto sotto cui stare, perché insomma la situazione è questa, con l'Europa che non ha nessuna intenzione, l'hanno detto la Merkel, l'ha detto anche Macron, di redistribuire gli extracomunitari. Abbiamo avuto modo di parlarne anche in altre occasioni, sempre qui, e È sempre la solita storia. L'Europa si deve prendere la responsabilità, perché non è possibile che il nostro paese, l'Italia, che come sappiamo tutti ha un accesso privilegiato perché c'è il Mediterraneo, affinché gli immigrati clandestini quotidianamente sbarchino nel nostro paese, poi non venga trovata una soluzione condivisa da parte dell'Unione Europea, perché questo è un problema di tutti, non è un problema esclusivamente dell'Italia. E disinteressarsi, adesso lei ha citato la Merkel e Macron, e lasciare questa responsabilità solo all'Italia è uno sbaglio. Hanno parlato di un'Europa forte, hanno parlato di un'Europa unita, ma nei momenti difficili e soprattutto quando si parla di problemi importanti, l'Europa purtroppo non c'è. Ecco, sgombriamo dal campo una questione molto semplice. Non è che chi è contro l'immigrazione clandestina è un razzista, perché dobbiamo essere chiari. Se in questo paese, purtroppo, e abbiamo sentito prima un esponente delle imprese, non c'è lavoro, non ci sono possibilità, purtroppo cosa possiamo proporre a questi cittadini stranieri? Cosa diamo a questi cittadini stranieri? Ve lo dico io. Hanno due strade: o vengono sfruttati, soprattutto al sud, come abbiamo visto nei campi di pomodoro, nei terreni agricoli, a raccogliere la frutta, quindi sfruttati a meno di 2 euro all'ora, oppure delinquono. Perché purtroppo l'integrazione c'è, ma nel momento in cui non possiamo dare delle possibilità, o ci sono queste due possibilità, oppure l'Italia è un paese di transito per andare in altri paesi. Queste sono le opportunità che oggi diamo. Quindi l'Europa su questo si deve essere responsabile, e quota parte tutti gli stati membri si devono prendere a cuore questo problema, che è un problema serio. Perché è da anni che diciamo sempre la stessa cosa. Lo dica ai suoi esponenti in Europa, però, lo dica agli esponenti politici suoi che votano contro la riforma del Trattato di Dublino in Europa, perché questa è una contraddizione enorme. Cioè, state sempre dalla parte dei paesi come la Polonia e l'Ungheria, che non alzano e non hanno mai alzato un dito sui migranti, votate insieme a loro per fare in modo che il problema migratorio rimanga un problema italiano, piuttosto che superare questa contraddizione enorme e fare in modo che sia tutta l'Europa a gestire i flussi migratori. Questi sono i vostri esponenti politici e i vostri esponenti politici che votano contro, e i vostri visto che mi ha questo italiano. Questo degli accordi di Malta, no, mi scusi, scusate, questo è il rispetto che c'è mentre qualcuno parla, no? Perché io, quando lei ha parlato, ha raccontato la sua storia, ho avuto grande rispetto, sono stato in silenzio, non ha permesso invece di concludere al sottoscritto. Ma detto questo, perché ovviamente
purtroppo, no, tutto il mondo è paese. Se vuole continuare, parli lei, che ha sicuramente qualcosa meglio da dire. Assessore, si può interloquire, insomma. Certo, sicuramente, prego. Stavo finendo un ragionamento. Vada avanti, gli stessi rappresentanti della sinistra, perché non posso dire dei vostri rappresentanti, perché credo che la sua formazione politica non abbia neanche un euro parlamentare, gli esponenti della sinistra votano quotidianamente insieme invece a tutti gli esponenti dei partiti di sinistra di Francia, di Germania e di tanti altri paesi dell'Europa, che, come ha appena detto il direttore, non fanno nulla per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Perché guardi, io prima di arrivare qua ho sentito un carissimo amico, caporale dell'esercito, che mi diceva che era a Tarvisio e la situazione degli immigrati era ingestibile, perché non entrano solo dalla Sicilia, ma entrano soprattutto in questo momento da quella frontiera. Quello è un problema attuale, come ovviamente il problema della Sicilia. E cosa mi ha detto? Che in Austria danno i documenti, strappano tutto e vengono in Italia, perché sanno che qui non gli fanno niente. Invece in Austria vengono accompagnati, vengono mandati via, perché bisogna dirlo chiaramente: un clandestino senza documenti non può stare nel nostro paese. Ma questa è democrazia. E questo ragionamento l'ho fatto, l'ho detto, questo concetto l'ho ribadito facendo una premessa e dicendo una cosa ancora più importante: l'Europa quando si sveglierà e quando incomincerà ad investire seriamente, soprattutto nel terzo mondo, dove terzo mondo che è stato devastato dalle multinazionali, e non comincia a lavorare su dei progetti umanitari seri, dove i cittadini del luogo rimangono in quel paese, e dove l'Europa può sostenere economicamente e può sostenere sotto tutti i punti di vista quelle nazioni, quei popoli, sarà sempre troppo tardi, perché nessuno va via dal proprio paese se non in difficoltà o per scelte ovviamente di lavoro o per scelte. Nel momento in cui qualcuno paga dei terroristi, perché quelli sono terroristi, per salire su un barcone e rischiare la vita per andare dall'altra parte del Mediterraneo, ok? Questa non è una soluzione. La soluzione è trovare e cercare di dare delle risorse importanti per il terzo mondo. Questo è. E ci sono dei progetti e bisogna lavorare su questo, ma l'Europa, purtroppo, tante volte i colleghi europarlamentari degli altri paesi, soprattutto, mi dispiace dirlo, dei partiti di sinistra, fanno spallucce, parlano di grandi temi, come in Italia si parla di Ius Soli, quando il problema, come abbiamo visto, non esiste. Perché vorrei ricordare, io rispetto per tutti, però vorrei ricordare che non è che è solo al compimento del 18° anno d'età, perché ricordo che se arriva un cittadino straniero, dopo 10 anni questo cittadino ha la cittadinanza italiana, e nel frattempo si è fatto dei figli, quei figli non devono aspettare il 18° anno d'età, ma diventano cittadini italiani. Quindi stiamo parlando di un problema sull'integrazione. Guardate, non mi venga a insegnare a me, io sono figlio di meridionali, nato tra le case popolari, per cui io so benissimo da dove vengo, cosa significa l'integrazione e cosa significa essere discriminati. Però bisogna anche essere onesti e guardare quello che si fa e quello che si dà a questo paese. Allora, apriamo una finestra su un fatto di cronaca politica di oggi. Chiedo all'onorevole Gottardo come va, dove va annoverato, come va classificato questo scontro sul sottosegretario all'economia Claudio Durigon, di cui Conte e Letta chiedono le dimissioni per aver voluto reintitolare un parco di Latina, intitolarlo ad Arnaldo Mussolini e non a Giovanni Falcone. C'è anche un po' di autolesionismo in queste cose o no? Mi sembra che la campagna elettorale delle amministrative di fine ottobre non riesce a decollare. Non riesce a decollare a Roma e non riesce ancora a decollare né a Milano
e né a Torino, tanto meno a Napoli. Allora, qui sentiamo i nipotini sottofondo e non ci disturbano, per cui possono anche venire in diretta se vuole. Controllare la situazione è difficile anche in famiglia. Dicevo, sì. Quindi Latina, Giulegon, che è una simpatica persona e anche un bravissimo politico, però sente e subisce il clima romano e la difficoltà di decollare politicamente nella campagna elettorale quel candidato indicato dalla Meloni. E allora si inventano tutte queste cose qua. Il vuoto politico-culturale con la propaganda. Cosa volete? È morto quel bravo scrittore Pennacchi che l'ha scritto il canale. Il canale Mussolini, sì. Il fascio comunista. Antonio Pennacchi, fascio comunista, così era stato definito. Un bellissimo libro, senza pregiudizi, lui era un comunista, ma senza pregiudizi ideologici. Qui non si possono di nuovo fare politica con la propaganda. Questo è il punto debole della politica, che poi genera astensione nel momento del voto. È quello di coprire il vuoto culturale, il vuoto programmatico e di proposizione con la propaganda. No, non si fa così. Mi dispiace per Doregon, perché io ho molta stima nei suoi confronti, è stato un bravo sindacalista ed è un bravissimo amministratore. Però come si fa a fare queste cose qui? Come si fa a pensare che interessano le persone alla politica attraverso mere operazioni di propaganda? Grazie onorevole, poi ci torniamo ovviamente. Saltiamo un po' da un fatto all'altro, da un problema all'altro, torniamo alla questione dei tamponi. Come sapete, il Presidente Zaia ha deciso che da oggi i tamponi non sono più gratuiti, ma bisogna pagarli. Questo perché fino a ieri c'è stato l'assalto ai tamponi per poter andare, appunto, non avendo il Green Pass, l'assalto dei non vaccinati, non avendo il Green Pass, si sono tamponati a migliaia per poter invece poi appunto andare nei ristoranti, a cinema, a teatro, eccetera. Allora da oggi i tamponi non sono più gratuiti. Vediamo un servizio da Bassano del Grappa. Da oggi mi hanno detto pagamento. Quindi ha dovuto pagare? Non ho ancora pagato, perché neanche loro sanno come funziona il sistema, ma pagherò, mi hanno detto. Sempre in ospedale stiamo facendo un monitoraggio. Fa bene a tutti, almeno in ospedale magari gratuito. Fanno bene, perché così magari aiutano, convincono gli scettici a vaccinarsi. Non sono d'accordo per, diciamo, quelle persone che magari hanno già l'appuntamento per la vaccinazione e fanno appunto magari dei lavori a stretto contatto con il pubblico, quindi sono costretti a farlo ogni 48 ore e ad oggi lo devono pagare. Per il tracciamento dei casi rimane la gratuità del tampone e per ottenere l'esenzione al pagamento occorrerà un certificato del medico curante che comprovi l'effettiva necessità di fare il tampone. Sono 8 euro negli under 18, tra i 12 e i 18 anni, 15 euro in coloro che i soggetti adulti, fino ad avere un massimo di 22 euro per gli stranieri, insomma, per quelli che lo fanno per motivi di viaggio. Ho dovuto fare i salti mortali, 3 ore di prenotazione al medico per l'impegnativa per averlo esente ticket. Mi hanno costretto a farlo. È un'ingiunzione, un ricatto, un atto di forza. Allora, servizio di Arinda, Quittezza, della nostra redazione di Bassano del Grappa. Vediamo la prima pagina del Gazzettino Online. Zaia, timido incremento dei ricoveri, l'avete sentito prima, in ospedale siamo preoccupati, l'identikit dei pazienti cinquantenni non vaccinati. A fine agosto il giro di boa, insomma, in teoria, stando ai modelli matematici della regione, i ricoveri dovrebbero, i contagi anche dovrebbero calare. Mario Fabris, allora, lei è sempre stato molto, molto scettico sulle vaccinazioni, insomma, ha più volte detto che, insomma, bisognerebbe insistere anche con le terapie domiciliari. In che fase ci troviamo secondo lei? C'è
c'è ovviamente un aumento dei contatti, lieve aumento dei ricoveri, ma insomma non è proporzionale, no? E Zaia, insomma i virologi dicono è dovuto alla vaccinazione di massa, e se si arrivasse all'immunità di gregge, a quel punto, diceva la dottoressa Viola oggi, addirittura potremmo togliere mascherine e tutto. Cosa ne pensi? Sono tutte supposizioni senza base scientifica. Prima di tutto sono vaccini sperimentali e quindi devono dimostrarmi che qualcosa di sperimentale sia sicuro prima di tutto. Poi mi chiedo e vi chiedo, se il virus è uno solo, perché quattro aziende hanno fatto quattro vaccini, uno diverso dall'altro, e l'hanno brevettati? Perché ognuno vuol vendere il suo. Questa è la realtà. Se il virus è uno solo e questi fanno quattro vaccini, uno su base diversa dall'altra, eppure ognuno vuol vendere il suo, mi fa mal pensare. Mi fa paura il fatto che vogliono cominciare a vaccinare i ragazzini e poi adesso Moderna e Pfizer anche i bambini dai 5 anni in su. Questo è veramente un'aberrazione, perché se è dimostrato che ognuno di noi ha un DNA diverso dall'altro, anche se siamo in 8 miliardi, sono 8 miliardi di DNA uno diverso dall'altro, devono dimostrarmi che inoculandomi quello che è una brodaglia, perché questo non è un vaccino, e questo l'hanno detto tanti scienziati, non è un vaccino, mi devono dimostrare, e torno indietro anche ai 12 vaccini obbligatori. La signora Lorenzin, quando faceva parte del centrodestra, era assolutamente contraria ai vaccini. Una volta passata dall'altra parte, li ha resi obbligatori 12 vaccini. Solo Italia e Lituania in Europa. Tutti gli altri hanno lasciato discrezionalità nel vaccinare i bambini, da noi obbligatori tutti e 12. Senza pensare che le famose malattie esantematiche, se non le lasciamo sfogare, prima o dopo tornerà indietro qualcosa, perché se il bambino non produce da solo gli anticorpi, tornando al discorso che siamo uno diverso dall'altro e ognuno reagisce a modo diverso, se non lasciamo fare gli anticorpi sarà un bambino che non avrà più anticorpi. È inutile che ce lo raccontano. Ascoltavo proprio oggi un servizio che raccontavano un sacco di balle sul discorso della varicella, sul discorso del morbillo, cioè c'erano 30 infettati, 40 infettati a livello nazionale, e questi hanno reso obbligatorio il vaccino falsificando i dati. Queste sono le realtà. È inutile che ce le vengano a raccontare. Anche adesso il discorso del tampone a pagamento è come il Green Pass. È un obbligo mascherato perché vogliono farci vaccinare tutti. Non danno la possibilità a ognuno di noi a essere responsabili della propria salute, come dice l'articolo 32 della Costituzione. Per quanto riguarda il discorso Europa, l'Europa è come il discorso della democrazia o della Costituzione in Italia, sono tre belle parole che non servono a niente, perché l'Europa si è illusa di copiare gli Stati Uniti d'America. Quando gli Stati Uniti d'America si sono messi insieme erano tutti stati in embrione, erano tutti stati che partivano quasi da zero. Qui abbiamo messo insieme degli stati come far sposare due persone che hanno 80 anni, ognuno ha le sue malattie, ognuno ha i suoi difetti, ognuno ha i suoi vizi. Ognuno lo fa a modo suo, perché abbiamo visto quando ci sono a prendere delle decisioni importanti, ognuno va per conto suo, e noi stiamo subendo questa mancanza di Europa. Lo stiamo subendo, è inutile che ce la raccontiamo, perché ci raccontano che stanno facendo i trattati. Guardiamo quello di Malta, per esempio, che tutti le spaparagano di qua di là. Allora, l'accordo di Malta prevede che i paesi non frontalieri si possano scegliere i migranti, cioè qualcuno si prende quelli laureati o chi per esso, e noi lasciamo gli altri. Volevi sapere i 700.000 che ha integrato la signora Bellanova, che ha legalizzato, dovevano lavorare nelle campagne, dove sono finiti quelli là? Dove sono andati? 700.000 una volta. Adesso portiamo dentro gli immigrati a lavorare, come diceva l'assessore, a 2 euro all'ora, a sfruttarli, e quei 700.000 dove sono finiti? Ecco, questa è la realtà. Allora, le navi ONG, mi fate vedere, grazie, che trasportano i clandestini, sono tedeschi e norvegesi. Appunto. Che il governo convochi gli ambasciatori di questi due paesi e gli dica chiaramente che queste persone, una volta salite, sono di loro responsabilità e competenza. Centinaia di SMS. Adesso torniamo da Fabio Chiesa, da Barry Mason, insomma dagli altri ospiti. Vediamo le nuove sospensioni in arrivo, qui siamo a Padova, per
per i medici Novax. Sono una quarantina quelli che si sono ravveduti, in sostanza hanno deciso di vaccinarsi. Vediamo. E per forza sono i licenziati. Altri 5 sanitari Novax sono stati sospesi dall'USL 6 dopo che la commissione del SISPS, il servizio di igiene e sanità pubblica, ha esaminato le loro posizioni. Si tratta di 3 impiegati del comparto sanitario, assunti come infermieri, OSS oppure tecnici di laboratorio. 2 invece sono medici di base, uno di loro ha uno studio medico, l'altro ha un medico di continuità assistenziale. La sospensione è stata comunicata all'Ordine dei Medici di Padova e nel caso del medico di medicina generale fuori dal suo ambulatorio è già stato affisso un cartello per avvisare i pazienti che da domani potranno contattare l'USL per cambiare dottore. I medici di base non ancora vaccinati e sotto esame dalla commissione dell'USL sono a poco meno di 20. In totale la commissione sta esaminando circa 330 dipendenti e altri 150 sono invece lavoratori dell'USL 6 ma residenti fuori provincia. 2500 invece i casi Novax da esaminare e assunti nel privato. Abbiamo predisposto dei piani di emergenza sia per quanto riguarda gli ospedali sia per quanto riguarda i servizi territoriali nel caso di si verificassero effettivamente tutte queste situazioni di non vaccinazione, perché comporta la sospensione comporta difficoltà di servizio. In queste ore però molti sanitari Novax della prima ora hanno deciso di vaccinarsi e solo nella giornata di lunedì sono state immunizzate 41 persone del comparto sanità. Sul fronte vaccini alla popolazione l'invito ancora una volta è quello a prenotarsi. Ci sono ancora 72.000 posti a disposizione, 40.000 pronti fino a Ferragosto. I cittadini padovani che ancora non si sono vaccinati sono circa 200.000, di questi 28.000 sono già prenotati per la prima dose. Il centro vaccinale della fiera sarà aperto anche il 15 di agosto. Si dice Valentina Visentin, Fabio Chies, come vanno le cose a Conegliano dal punto di vista delle vaccinazioni, insomma che dati avete? Beh, innanzitutto abbiamo dati che la gente recepisce volentieri il fatto di andare a vaccinarsi. Io dico che è l'unico modo che abbiamo per uscire da questa situazione, che è una situazione drammatica. Una situazione drammatica, una situazione che mette in ginocchio da un punto di vista sanitario ma anche da un punto di vista economico. Tra l'altro, se posso dire una cosa su Green Pass, certo, sta mettendo in grossa difficoltà tantissimi settori, perché il problema è proprio la chiarezza. Se noi vediamo che Green Pass ci vuole dalle persone che hanno 12 anni in su, ci rendiamo conto come molti ristoratori che frequentiamo tutti i giorni ci dicono che le famiglie fanno fatica ad andare in ristorante, o le famiglie che hanno figli di 13, 14, 15 anni, che ovviamente Green Pass in questo momento non ce lo possono avere, stanno a casa. Per quello dico, bisogna spingere e continuare a spingere nella direzione delle vaccinazioni, che è l'unico modo per uscire da questa pandemia e da questa coda, che ormai speriamo sia una coda, di quella che è stata un'emergenza sanitaria, che solo nei prossimi anni riusciremo a capire quali segni ha lasciato nella popolazione. Non ci sono solo i segni di chi purtroppo non c'è più tra di noi e chi si porta dietro questa malattia, ma anche di chi purtroppo a livello psicologico sta subendo da un anno e mezzo una situazione drammatica. Non si parla solo di anziani ma anche di giovani, di ragazzi che inevitabilmente non hanno potuto vivere una vita normale. Senta, sì, parlavo anche con i servizi sociali, sì, del comune. Il problema fondamentale è riuscire a reinventarsi completamente. Noi andiamo incontro a delle patologie che non abbiamo visto finora, per cui bisogna stare molto più vicino ai ragazzi, molto più vicino ai cittadini, molto più vicino a chi oggi si sente solo. E non è una banalità, è una cosa di fondamentale importanza, e ci troviamo ad affrontarla fondamentalmente da soli, perché le amministrazioni locali alla fine potranno avere l'aiuto della provincia, della regione, ma se noi pensiamo, abbiamo parlato prima di Europa, il fallimento dell'Europa è sotto gli occhi di tutti. Cioè il fallimento dell'Europa, che prima ha lasciato l'Italia da sola, però dobbiamo ricordarci cosa è successo in questo anno e mezzo. Ha detto all'inizio che era colpa degli italiani quello che stava succedendo, per poi accorgersi e inevitabilmente fare marcia indietro, scusandosi con il popolo italiano, che è stato quello che meglio ha reagito alla situazione di pandemia. Oggi, per quanto riguarda gli migranti, ci troviamo nella stessa situazione. Un'Europa che se ne lava completamente le mani e che ha fallito da tutti i punti di vista, perché dobbiamo avere coraggio di dire che stiamo parlando da anni e anni dell'immigrazione e nulla è stato risolto. Cioè abbiamo gli Stati Uniti d'America, si diceva prima, hanno un'unica politica estera. Cioè alla fine noi ci troviamo senza avere politica estera, senza avere un esercito, senza avere nulla che ci tenga uniti, perché dobbiamo ammettere
con grande serietà, ma anche con grande determinazione, che stiamo andando nella direzione sbagliata, o cambierà qualcosa o forse probabilmente è troppo tardi, perché abbiamo perso tantissime occasioni. Ci ritroviamo oggi nella condizione che la politica nazionale e internazionale che noi volevamo fosse affidata all'Europa ci ha portato inevitabilmente a non contare più nulla nello scacchiere mondiale. Esatto. Per cui la realtà è che tutto quello che è successo in questi anni è stato un indebolimento del vecchio continente. La stessa Germania, che pensava in maniera miope di poter governare tutti gli altri stati dell'Europa da un punto di vista economico e finanziario, si è trovata anch'essa a essere più debole, perché se tu viaggi con compagni a cui non dai assolutamente le stesse, la tua dignità, inevitabilmente non è che tu cresci perché gli altri scendono, ma scendiamo tutti. E questa è stata la miopia che ha portato inevitabilmente alla caduta, io lo dico anche, di un governo Berlusconi che alla fine è stato fatto cadere con un centrodestra che stava governando da ragionamenti europei, quando noi cercavamo solo di avere la dignità di un paese, che la dignità deve averla. Dicevano giustamente prima, una pagina di storia che va recuperata è proprio quello che è stato fatto dalla nostra marina militare nell'occasione che si diceva precedentemente, quando l'Italia ha avuto il coraggio contro un'Europa e un mondo inerte di andare con la nostra marina militare, partire da Livorno per andare a salvare delle persone. Cioè, quella è l'Italia che noi piace. Sì, quella è l'Italia che aveva una dignità, che sapeva mettere al primo posto l'uomo. Cose che oggi abbiamo completamente dimenticato, perché ci ritroviamo inevitabilmente che dal livello europeo, che abbiamo snobbato per molti anni perché pensavamo che non avesse nessuna incidenza a livello di scelte politiche italiane, a livello di scelte politiche territoriali, abbiamo snobbato l'Europa, abbiamo fatto in modo che l'Europa per noi diventasse un qualcosa che non si vede niente, e certo, oggi inevitabilmente la stiamo pagando, perché noi parliamo di cose che non riusciamo assolutamente a risolvere, per cui alla fine i sindaci, come sono io, come altri amministratori locali, si trovano sulle spalle un peso che purtroppo riescono a risolvere a livello contingente locale, ma non riescono a dare una risposta generale. Poi sentiremo un po' come sta andando la campagna elettorale a Conegliano. Ciao. Qualcuno chiedeva come si fa a verificare la notizia secondo la quale, pubblicata da Giovanni di Vicenza, il 98% dei ricoverati è non vaccinato. Il 90% è la media nazionale, è probabile che sia il 98% in provincia di Vicenza, basta andare a sentire a San Bortolo. E comunque Giovanni di Vicenza non può pubblicare le notizie false da questo punto di vista. Io sono stato direttore del Giornale di Vicenza e so che sono colleghi precisi, seri, scrupolosi, e non si azzardano a pubblicare qualcosa che non sia del tutto verificato. Allora, vediamo, prima di tornare da Emanuela Parchi, vediamo a Villorba, c'è un affollamento nella corsa sindaco, e oggi appunto si è presentata e scesa in campo anche l'avvocato Silvia Barbisan. Vediamo il servizio. È da rimettere in pista un nuovo programma e andare avanti con una Villorba più verde, più attrattiva, più collaborativa, più comunità. Ecco, più comunità. Un nuovo rapporto tra municipio e cittadini, con questa prospettiva inizia la campagna elettorale di Silvia Barbisan, 51 anni, avvocato, madre di due figli, già volto dell'amministrazione uscente, di cui è stata anche assessora al bilancio, estromessa nella primavera 2020 per un post critico nei confronti di Zaia e del prefetto sulla gestione della pandemia, un altro pezzo importante della fu maggioranza che ha scelto di correre da sola. Nel nostro caso non è una bocciatura totale dell'amministrazione Serena, è una bocciatura della politica dell'amministrazione Serena, il che vuol dire una politica poco partecipativa, che dialoga poco con giunta e consiglio comunale, che dialoga poco con i cittadini. Questione di forma ma anche di sostanza, con Barbisan che porta un esempio su tutti. Il consumo di suolo zero, che era uno slogan dell'amministrazione leghista di Marco Serena, ed è stato completamente tradito, perché invece il comune di Villorba in questi anni è arrivato al sesto posto per consumo del suolo in provincia di Treviso. Ambiente quindi tra le priorità, accanto al rilancio della zona industriale destinata a una nuova centralità con il completamento della superstrada pedemontana veneta. È una zona che negli anni ha visto un decadimento ed una progressiva spopolamento, che è necessario riprendere in mano, a rilanciare con la creazione di nuovi servizi e di nuovi anche
incentivi fiscali per le aziende che sono presenti sul territorio. Stessa attenzione anche per le famiglie, assicura Barbisan, per politiche a sostegno del reddito e della natalità. Queste le linee programmatiche per Villorbe in Azione, lista civica che vede però come suo riferimento politico Carlo Calenda. La lista è assolutamente civica, non utilizziamo il simbolo di Azione, anche se c'è un richiamo nel nome, perché ci sono soggetti provenienti da diverse sensibilità politiche. Cristian Arboit, insomma, anche a livello locale, Emanuela, c'è Emanuela Parchi, c'è, diciamo, si vede in questa fase perlomeno nel centro-sinistra c'è più coesione che nel centrodestra in qualche modo, no? Nel senso che si stanno formando alleanze in quasi tutti i comuni in cui si vota PD 5 Stelle. Invece nel centrodestra vediamo due casi come i vostri dove ci sono state e ci sono frizioni, no? Sì, diciamo. Da cosa dipendono, diciamo? Allora, secondo me il discorso PD 5 Stelle è voluto anche dal nazionale, quindi in qualche maniera è spinto dalle segreterie e stanno cercando un po' poi di tutta la nostra provincia, questo è successo solo ad Oderzo, mentre insomma vedo anche da noi, per esempio, i 5 Stelle hanno abbandonato, si stanno sciogliendo, anche loro si stanno moltiplicando, quindi vuol dire che dove ci sono state delle pressioni più forti probabilmente è riuscito, questa amalgama è riuscita, ma perché probabilmente erano persone che già dialogavano prima, magari durante l'amministrazione. E da noi, per esempio, queste cose non sono successe, perché comunque il centro-sinistra o comunque la sinistra da noi era comunque frammentata. Basta che voi pensiate che il candidato sindaco del PD è il nostro presidente del Consiglio ed è passato con la maggioranza a sostenere Marco Serena, quindi insomma... voglio dire, sono successe delle cose molto strane. Questo inevitabilmente era stato detto perché il mio gruppo stava cercando di far cadere l'amministrazione, ma questo non è mai stato provato e non è nemmeno vero. Quali sono i punti diciamo della vostra campagna? Allora, guardi, i punti fondamentali sono proprio ascoltare il cittadino. Secondo me quello che sta mancando, che è mancato soprattutto in questi ultimi 5 anni a Villorba, è che c'è stato un arroccamento su delle posizioni estremamente personali. E io ribadisco che il sindaco deve essere del territorio, perché altrimenti già l'impegno di un sindaco è molteplice. Se poi tu non sei lì, non vivi lì, non ascolti, non vedi, non hai possibilità quei 5 minuti magari che fai la strada da casa al municipio di incontrare, di sentire, di ascoltare, diventa ancora più difficile. Secondo me questo è mancato completamente. Dopodiché ci sono state, secondo me, allora Villorba non è stata governata male, non abbiamo dei grandi problemi, non so, dal punto di vista finanziario, però ci siamo scordati degli uomini. Questa è la crisi che sta succedendo, non ci sono i rapporti umani, non facciamo le cose con la passione per il cittadino. Allora io penso questo, quando uno decide, soprattutto in un momento come questo, come diceva anche Chies, che è difficilissimo andare ad amministrare perché c'è la pandemia, non sappiamo quali saranno le vere conseguenze, cioè la storia ci dirà cosa è successo effettivamente. Abbiamo un sacco di problemi nelle aziende, io stessa sono un lavoratore indipendente e vi dico che ci sono tanti problemi dappertutto, ho sempre fatto le consulenze per cui le aziende chiudono, tu diventi un costo, non sei più una risorsa, insomma, e ognuno di noi deve inventarsi, quindi i comuni sono subissati da queste cose, ma soprattutto nelle nostre realtà la gente è molto riservata, non ti fa sapere il suo stato di bisogno, quindi sei tu amministratore che lo devi, ti devi muovere, devi capire, devi andare incontro, devi creare una rete dove tutti si fidano di te. Da noi non è più così. Senta, che posto occupa la sicurezza nel suo programma, diciamo? Allora, diciamo che il primo posto è il rapporto con i cittadini, il secondo posto è la sicurezza. Allora, da noi purtroppo non funziona male, nel senso, però potrebbe andare molto meglio, si deve sviluppare molto meglio. I vigili devono stare fuori, dentro agli uffici ci stanno gli impiegati.
cioè il vigile, proprio per concetto, si chiama vigile perché sta vigilando. Allora, il rapporto del vigile non è che deve essere sopra il cittadino per tassarlo, per continuamente inflazionare questo tipo di rapporto. Deve aiutarlo e io devo essere tranquilla e sicura perché c'è il vigile, perché quando mi succede qualcosa lo fermo e gli chiedo. Perché ci sono un sacco di storie durante, cioè tutti quegli extracomunitari che vediamo per la strada che nessuno li ferma, non sappiamo da dove vengono, cosa fanno e dove vanno. Perché non vengono fermati? Perché non c'è il vigile per la strada? Punto di domanda. C'è solo per dare la multa? Allora, a proposito di sicurezza, hanno vissuto degli attimi di terrore due 81enni di Altivole che sono stati rapinati nella loro abitazione da rapinatori armati di coltello. Vediamo. Solo una manciata di minuti, ma sufficienti a gettare nel terrore una coppia di anziani residenti in questa abitazione di via Piave ad Altivole. I coniugi Dina e Giuseppe Carniello, entrambi di 81 anni, stavano per andare a letto poco prima di mezzanotte, quando all'improvviso si sono visti davanti tre individui vestiti di scuro, completamente travisati e armati di coltelli. I rapinatori sono entrati da una finestra sul retro, lasciata aperta dai padroni di casa per far passare un po' d'aria. Sotto la minaccia delle lame, hanno ordinato di farsi consegnare il denaro nascosto in casa. I due anziani, terrorizzati, hanno obbedito, indicando alcuni cassetti nei quali i rapinatori avevano già cominciato a rovistare. Intascato il bottino, ben 4.000 euro in contanti, la banda si è dileguata uscendo dalla stessa finestra usata per entrare e scappando a piedi lungo la strada, dove probabilmente gli aspettava un mezzo per la fuga. A dare l'allarme sono state le stesse vittime. Mentre i malviventi si allontanavano, hanno chiamato prima i carabinieri e poi i figli, Gianluca e Maurizio, residenti in zona, che sono subito accorsi per rincuorare i genitori, che oggi, comprensibilmente ancora scossi, preferiscono restare in casa. Per fortuna non gli hanno fatto del male e alla fine ne sono usciti illesi, dice il figlio Gianluca. Ma in quei pochi istanti mamma e papà se la sono vista davvero brutta. Dei rapinatori in casa armati di coltello farebbero paura a chiunque, figuriamoci a degli anziani indifesi. Sono in corso di ricerca di carabinieri per rintracciare i rapinatori, rese complicate dall'assenza di telecamere di sorveglianza nella zona e soprattutto dal fatto che il colpo è stato così rapido da passare inosservato anche ai vicini. Il cane che sbagliava è il poldiglio pure lui, mm-hmm. Perché così a sera si sarà assottuto e non si sente niente. Dall'abitazione adiacente invece dicono di aver sentito delle voci provenire dalla casa dei Carniello, ma troppo indistinte per ravvisarne un pericolo. Sta di fatto che l'episodio, una volta venuto alla luce, spaventa e preoccupa tutti. È preoccupa sì, la mia paura è che... Insomma, i vicini di casa, no? Cioè, ogni tanto ne troviamo uno disposto a parlare o a gesticolare, insomma, no? Ma sono eloquenti anche gli sguardi, le parole. E sono situazioni che si ripetono tantissimo nei paesi, anche nelle città c'è un aumento di furti anche a Treviso, in centro, ci sono furti un po' in tutta la provincia. Barry, tu come, cioè che da questo punto di vista, insomma, con tutti quelli che ti chiamano in radio? Sono passati 11 anni, quindi posso anche raccontarla. A me è capitato, ero da solo in casa e ho sentito abbaiare il cane. Sono andato in cucina, avevano già aperto la porta ed erano entrati. Uno è riuscito a scappare, l'altro no. E non credo che tornerà mai a casa mia, però io sono io, cioè nel senso che io ho un certo tipo di reazione, un certo tipo di capacità reattiva anche per lo sport che faccio. Certo. Però un anziano forse un altro se li è trovati in casa mentre era in casa con il cane che abbaiava, questi sono entrati lo stesso, scardinato la porta, sono entrati lo stesso, quindi sì. Il punto è che io, quando mi sono rivolto ai carabinieri dicendo insomma la cosa, sai, io ne ho menato uno, così, ma è scappato, vabbè, finisce lì, è finita lì. Però il punto è un altro, che se tu gli fai del male, questo se l'è tenute ed è scappato, ma se gli fai del male, usi un'arma,
Il discorso cambia, anche se c'è il cambiamento dell'articolo 52, la deroga 2006 del decreto Maroni, bla 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 bla, sono cambiate un po' di cose, perché all'interno delle mura domestiche è cambiato un po' il fattore di reazione, un pochino, insomma, comunque vai comunque nelle grane se utilizzi un'arma. E si ripresenta il fatto che questi sanno dove andare. Il punto è, sanno dove andare, infatti sono andati a casa di due anziani e hanno trovato 4.000 euro, quindi sapevano che lì avrebbero potuto trovare quello. E qui a casa mia, se vengono, al massimo trovano il mio orologio sul comodino e mi fregano quello. Quindi probabilmente non vengono anche per questo motivo, i computer non li fregano più, i telefoni neanche, perché dopo due secondi uno lo rintraccia il telefonino. Loro entrano in casa e vogliono le cose che possano smerciare rapidamente. A Mogliano la settimana scorsa c'è stata una rapina, ho scritto io sul giornale, è stata una rapina, ci hanno messo un minuto e mezzo, hanno rubato 80.000 euro di roba con tanto di allarme che andava e carabinieri che li inseguivano, e ce l'hanno da una parte, poi è stata recuperata. Però cioè, questi che fanno questo tipo di azioni sanno benissimo quello che fanno, non sono degli sfigati che certo, così saltano. Senti, loro questi qui non hanno bisogno di Green Pass. Tu mi dicevi oggi, quando abbiamo fatto il collegamento con la tua radio, Radio Caffè, Radio Caffè 24, mi dicevi, io ho parecchie aneddoti da raccontare sul Green Pass. Che storia hai? Sì, perché sentito? Io continuo a incontrare persone che non si vaccinano, che non vogliono esibire il Green Pass, non ne vogliono sapere, che non ci hanno capito niente, e sono tutte persone che hanno 50 anni, esattamente quelli che adesso sono ricoverati e che vanno dentro. Non racconto quello che mi ha detto lui l'altra sera, Fabris, sulla mascherina, Fabris, perché, però racconto questa che mi è successa questa sera, perché io questa sera avevo una riunione, sto organizzando un concerto con degli amici, e uno dice, ma io non posso venire perché non sono vaccinato, e tutti gli altri hanno detto, no, se non ti vaccini, sai, è pericoloso per te, non si sa, non sappiamo che cosa ci diranno. E allora io ho detto, vabbè, fatti il tampone, fai il tampone e vieni a suonare anche tu. La risposta è stata, io non so cosa c'è dentro il tampone. Cioè, capisci? Questo è il problema, che c'è ignoranza, tanta ignoranza, la gente non vuole nemmeno... Ma io ho tentato di spiegargli che era solo un batuffolo di cotone, niente da fare, io non so cosa c'è dentro. Sì, ma io ne ho fatti, prima di vaccinarmi, ne ho fatti 6 e me li sono pagati, tutti e 6, me li sono pagati e li ho fatti. Fa un male cane. Però è un batuffolo di cotone che ti mettono nel naso, ma ha senso fare sta cosa? Male, cioè, in fin dei conti, io l'ho detto anche l'altra volta, la vignetta della bambina, no? Cioè, mamma, ma perché io non ce l'ho quel segno lì? Perché ha funzionato, questo è il punto. Allora, grazie Barry, andiamo in pubblicità, pochi minuti, poi torniamo con Raffaella Zanellato, di nuovo con Gianmarco Lu, l'assessore Borgia, Fabio Chies, state con noi, grazie. Di nuovo in diretta, 23.03, grazie, centinaia di sms, grazie davvero per la partecipazione. Siamo con voi in agosto, lo saremo per tutto il mese, soltanto diciamo il 15 ferragosto. Ovviamente non andremo in onda, ma per il resto saremo in vostra compagnia. Allora, abbiamo titolato Scontro su migranti a Ius Soli, abbiamo parlato però di molto altro ancora, sentiamo di nuovo Raffaella Zanellato anche per capire come vanno, a suo giudizio, come si stanno muovendo le imprese. Adesso arriveranno questi miliardi dall'Europa e ovviamente c'è la grande, diciamo, si sta prevedendo come investirli, cosa fare per la transizione ecologica, per le infrastrutture, per la digitalizzazione. Però in tutto questo le imprese, che sono diciamo la spina dorsale dell'economia italiana, parlo delle piccole e medie imprese, che in che condizioni potranno andare avanti?
Non so se riusciranno ad andare avanti, perché giusto l'altro giorno Zabeo della CGA di Mestre diceva che tantissime micro partite IVA hanno già ceduto le armi, perché ovviamente sono realtà piccolissime, più fragili di altre, e non possono certo tenere un mercato che in questo momento non ha regole, non ha certezze e non ha prospettive. Quindi anche i fondi che arriveranno logicamente saranno indirizzati, mettiamo, anche per le infrastrutture, ma non è che tutte le imprese lavorano nel pubblico. Sono imprese strutturate che riescono a lavorare per il pubblico, perché un po' la burocrazia, un po' tutte le normative, l'antimafia, tutta la documentazione che serve, cioè io vedo anche qui in Veneto piccolissime imprese, il classico impresario edile veneto ha 3-4 dipendenti, gli chiedi un documento che non sia il DURC, che ormai va bene, insomma lo conoscono anche i bambini, ma si cominciano a chiedere casellari giudiziali, certificato di carichi pendenti. Insomma, non è che tutte le aziendine piccolissime possono pensare di andare a costruire. Prima ho visto il ponte di Messina, che poi vabbè, il ponte di Messina non si farà mai, ma ormai lo sanno tutti, troppi interessi sotto, quindi ha abbandonato anche Berlusconi, evidentemente non c'era modo di farlo. E quindi io sono molto preoccupata, perché sorrido, ma in realtà non c'è niente da ridere, nel senso che purtroppo si continuerà a aiutare i soliti noti, e per tutte le aziende, e ripeto, l'Italia si caratterizza per piccole, piccolissime aziende, qui non abbiamo multinazionali, non abbiamo, a parte qualche grossa industria, ma il resto sono piccole aziende che hanno bisogno di altre cose, che in termini di denaro sono anche inferiori rispetto a quello che ci sarebbe a disposizione, ma il problema è sempre lo stesso. Chi deve decidere come gestire le cose non ha la più pallida idea di cosa sia un'impresa. E purtroppo questo è un problema che abbiamo da tanto. E vorrei dire, mi sembra che soprattutto la sinistra sia fatta di persone molto teoriche e poco pratiche. Cioè grandi professori che insegnano teoria, che conoscono un bilancio perché l'hanno visto a scuola, perché sanno perfettamente quando un bilancio è sano, che vogliono insegnare come si fa ad avere un bilancio sano, ma non tengono conto di cosa vuol dire fare impresa adesso, con tutta la serie di variabili che un professore, per quanto plurilaureato, non può certo capire. Quindi c'è purtroppo un salto tra chi fa le regole e chi poi si trova a doverle subire, perché questa è la verità. Quindi subiamo continuamente angherie, adesso sono state cancellate o a breve verranno cancellate delle cartelle di Equitalia, sì, per i tributi inferiori ai 5.000 euro. Beh, se non lo sapete, hanno parlato dei ruoli fino al 2010, che chiunque le avesse volute impugnare non le avrebbe pagate comunque, perché sono prescritte. Quindi in realtà sembra che abbiano fatto chissà cosa, in realtà ci hanno solo riconosciuto qualcosa che era già previsto per legge, quindi questo non è il modo di aiutare. Se poi il problema è quelli che hanno pagato, non è giusto, perché adesso questi fanno i furbetti, benissimo, allora dai un bonus a quelli che hanno sempre pagato, però togli il fardello, cioè gente che ha la casa all'asta con ipoteche legali di Equitalia sopra, che neanche se vivono 10 vite non riescono a pagare, cioè chiamarlo furbetto mi sembra eccessivo. Quindi purtroppo questo è il paese delle estremizzazioni, purtroppo qui si fa finta di non vedere cose semplici e si creano problemi dove non ce ne sono. Io sono imprenditore, sono abituata a essere molto pratica, ma mi pare che qui si sta andando a fare castelli in aria continuamente su cose che non hanno poi un riscontro nella pratica. Cioè bisogna diminuire la disoccupazione, bisogna creare lavoro, bisogna creare ottimismo, bisogna mettere soldi in tasca alle persone, e per mettere i soldi in tasca alle persone non si può dare il reddito di cittadinanza. Quella cifra lì la dai in mano un imprenditore, quell'imprenditore ti chiama la persona che ti viene a fare un servizio, la impieghi qualche ora, perché per carità sono 500 euro, non puoi certo farli lavorare 8 ore, però 3-4 ore in azienda, e quello che lo Stato ti dà
stando a casa te li do io, ma tu fai un servizio. Io ho la possibilità di avere una persona che poi magari mi piace, che mi serve, che vedo che rende, me lo prendo in azienda. Adesso si può collaborare, è obbligatorio collaborare con i comuni se vuoi il reddito di cittadinanza adesso, eh? Certo. Sì, ma dopo, però, per forza, perché ormai, siccome l'unico baluardo del 5 Stelle sta andando a finire sottoterra, è chiaro che dovevano un attimo rivedere i contorni, perché voglio dire, mi sembra veramente uno schiaffo a chi lavora. Sì, beh. Allora, grazie Raffaella. Sentiamo Gianmarco Lu, che tra l'altro non so se lei è candidato a Montebelluna, anche lei con Più Europa, c'è una lista, cosa state progettando? Glielo dico subito, ma ci tengo a fare una premessa, anche perché essendo in collegamento stasera in studio sono soltanto esponenti politici della destra. Sono contento che ci sia anche un po' di dibattito e di interruzione, sono stato interrotto più volte, allora adesso risponderò con dati e numeri, anche se capita ogni tanto di interrompersi. Innanzitutto volevo ricordare all'assessore Borgia, che giustamente ha ricordato l'importanza di investire in Africa, come i tagli per investimenti in Africa di quasi 1 miliardo siano stati fatti gli ultimi tagli dal governo targato Lega, che in Europa nel frattempo sono stati raddoppiati da 3 a 5 miliardi, ho detto Lega, infatti, da 3 a 5 miliardi invece gli investimenti per l'Africa, nonostante l'Europa non abbia un bilancio proprio. Sono contento che diversi esponenti politici, invece, come anche l'ex sindaco Chies, abbiano ricordato l'importanza di avere un esercito comune, di vedere appunto di un'Europa più federale, perché è quello che noi da 2 anni, all'inizio bestemmiando abbiamo detto, quando abbiamo avuto il coraggio di dire serve più Europa. E poi vorrei ricordare agli esponenti politici che sono intervenuti che parlare di più Europa senza distinguere tra Unione Europea e Stati nazionali è una presa per i fondelli, ed è una presa per i fondelli dire semplicemente Europa, 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 quando non si parla effettivamente di cosa si vuole fare. Io dico soltanto una cosa, l'abbiamo visto e l'hanno visto anche i cittadini italiani. Sul recovery plan e le risorse di cui giustamente abbiamo iniziato a parlare, su come investirle bene, su come rilanciare l'impresa, aiutare i nostri comuni, le infrastrutture fondamentali, la tecnologia e l'ambiente, benissimo. Però in Europa Lega e Fratelli d'Italia non hanno votato a favore di questi miliardi, che per la prima volta l'Italia è il primo paese per fondi ricevuti, quindi riceve molti più fondi di quanti non abbia versato. Questa è la prima volta, mi dispiace onestamente, questa è una contestazione politica, gliela faccio agli esponenti di Fratelli d'Italia e della Lega. E infine vorrei ricordare una cosa. Ci sono 2 Unioni Europee, l'Unione Europea che è stata fatta, che è quella che funziona, è l'Unione Europea della moneta unica, della concorrenza, degli scambi, dell'Erasmus, della libera circolazione di merci e di persone. E c'è l'Unione Europea che non funziona, che è l'Unione, che non è l'Unione Europea, è l'Europa degli Stati sovrani, in cui ogni Stato dice, io faccio per me. Io faccio per me sull'immigrazione, perché sull'immigrazione non c'è competenza europea, c'è competenza degli Stati membri. Io faccio per me sulla sanità, e abbiamo visto che cosa succede, perché anche sulla sanità è competenza esclusiva degli Stati membri e l'Europa non ha competenze. Io faccio per conto mio sulla gestione dei flussi migratori, sulla protezione delle frontiere, e vediamo quello che è il risultato. Allora, io lo dico veramente con sincerità e con rispetto delle opinioni politiche di tutte, anche se effettivamente ogni tanto c'è il confronto, e viva Dio il confronto, anche se in studio siete tutti esponenti politici stasera, di destra, ma va stasera bene. Stasera è andata così, perché capita così. Guardi, li ho cercati dappertutto del PD, dei 5 Stelle. Va benissimo, direttore, va benissimo. Sono tutti via, no, la verità, ma non solo il centro-sinistra. Sono via un po' tutti, ma stasera ho trovato solo questo. Va benissimo, direttore, va benissimo. Però io non sono No, infatti ho detto tra gli esponenti politici. Sì. Parte con lei. Ha ragione. Non completamente. Prego. Solo gli esponenti politici sono della destra, poi ci sono chiaramente anche imprenditrice, c'è lei che è speaker radiofonico ed è giusto così.
Io ho semplicemente fatto questo riferimento. Ci tengo a precisarlo, è poco serio non parlare di Unione Europea o di Stati membri nello stesso calderone. Per noi l'ottica è quella federale, cioè di un'Europa che sappia mettere insieme le competenze. Marco, scusami. Sull'immigrazione. Volevo farti una domanda, perché il ragionamento che hai fatto può stare in piedi, ovviamente abbiamo idee diverse. Però allora analizziamo un fattore. L'Europa si è occupata di vaccini. Mi spieghi la gestione del vaccino, secondo il tuo punto di vista, è stata appropriata? Cioè l'Europa ha gestito bene l'acquisizione dei vaccini e la regolamentazione dell'utilizzo dei vaccini? Secondo me... È una domanda, sì. è l'unica competenza, bene, giusto, è l'unica competenza che ha avuto, l'unico intervento che ha fatto l'Europa... E che è appunto la questione del vaccino, dammi pure del tu, perché sennò mi fai sentire vecchio. Ti rispondo. Però vorrei capire dal tuo punto di vista se è stata appropriata. Secondo me l'Europa su questo non ha lavorato bene, ma non lo dico io, lo dicono fiori di esponenti politici e soprattutto imprenditori. Allora, per favore, Lu, chiuda che voglio andare al settimo Gottardo in conclusione, prego. Va bene. No, ti rispondo volentieri, Assessor Borgia. Secondo me sì, perché siamo di fronte ad una maratona e ad oggi vediamo che l'Europa è molto più avanti nella vaccinazione rispetto a stati che hanno iniziato molto prima, quindi che hanno gestito molto bene lo sprint iniziale, come gli Stati Uniti, persino la Gran Bretagna. Gianmarco, la somministrazione della vaccinazione è competenza degli stati. Sto parlando di una cosa diversa, dell'acquisizione dei vaccini e della regolamentazione. Non facciamo, non facciamo fumo, facciamo arrosto. No, le rispondo volentieri. La somministrazione è legata agli ordini, perché se non ci sono ordini, se non arrivano le dosi, non c'è somministrazione. Quindi questo è molto chiaro. Poi l'altro punto è il seguente. L'Unione Europea ancora non aveva competenza esclusiva sulla gestione dei vaccini, perché si sono ritrovati i ministri della salute, i capi di governo intorno ad un tavolo, si sono seduti e hanno detto dobbiamo trovare un accordo che vada bene a tutti e 28 i paesi membri. E questa è stata la disgrazia. Cioè che non ci fosse competenza in questa materia. Cioè, l'accordo è stato raggiunto mettendo d'accordo 28 paesi membri. Purtroppo questo è un errore strategico. Allora, io sono d'accordo con lei. Serve una sanità che abbia una competenza anche europea, con dimensione europea. Andiamo dal settimo Gottardo, ex parlamentare, ex sindaco di Padova, sul reddito e cittadinanza. Gottardo, stamattina è uscita un'intervista del Presidente Zaia sul Corriere della Sera in cui in sostanza dice in maniera critica, insomma, il reddito di cittadinanza così com'è non funziona, invece di fare dei finanziamenti assistenziali favorendo coloro che poi stanno seduti sul divano aspettando che un lavoro piova dal cielo e sto lavoro non è mai arrivato se non per il 15% dei casi, finanziamo gli industriali che a loro volta possano assumere dei giovani disoccupati. Su questo reddito di cittadinanza che Conte e il 5 Stelle continuano a difendere, che evoluzione ci sarà secondo lei? Non la sentiamo, forse ci hai disattivato il microfono. No, non, purtroppo non sentiamo l'audio, non so quale sia il problema. Vediamo se riusciamo. Adesso la richiamiamo, Gottardo, vediamo di risentirla. Intanto, Fabrizio, visto che abbiamo ancora qualche minuto, vediamo, visto che parliamo di migranti, Jussoli, eccetera, vediamo un fatto di cronaca a Venezia, e cioè un cittadino, un extracomunitario, che si è buttato dal ponte degli Scalzi, per poco non c'entrava un vaporetto e poi ha dato in escandescenza, insomma è stato fermato e se non ho capito bene dal servizio gli è stato dato un DASPO per cui tra due giorni può tornare a Venezia, se non ho capito male. Cioè, eccolo qua, vedete la foto, lì si vede, eccolo lì, cerchiato in rosso, questo extracomunitario che si è buttato dal ponte degli Scalzi, non si è capito bene perché, è stato poi fermato dalla polizia e ha dato in escandescenze
E dopodiché gli è stato dato un DASPO di 2 giorni e in teoria quindi può tornare. Credo che chi mette a rischio l'incolumità di chi è in vaporetto, di chi passa con un taxi o di chi passa con una toppa, no? con una gondola, dovrebbe essere se non altro tenuto, cioè fermato per qualche giorno. Comunque questo per dire cosa succede. Vediamo se siamo riusciti a ristabilire il contatto con Gottardo. Non ancora, vabbè, vediamo. Allora, Borgia, voleva aggiungere? No, volevo dire che anche a Montebelluna votiamo. Cioè, ecco, giusto. Ecco, laboratorio Montebelluna, perché il centrodestra va unito. Dimenticato. Villorba, Oderzo, Conegliano e Montebelluna, il centrodestra Montebelluna va unito. Abbiamo Adalberto Bordin come candidato sindaco, ci saranno la Lega, la lista civica di Bordin, Fratelli d'Italia, il mio partito, e Forza Italia, per cui insomma a Montebelluna tutto bene, il centrodestra unito, speriamo di vincere, abbiamo amministrato in modo, spero, positivo a parte in questi ultimi 10 anni, spero che i cittadini siano contenti, insomma abbiamo avuto Marzio Favaro e Lazio Severini. È unito il centrosinistra? Il centrosinistra è unito, va insieme a PD, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, se più Europa, e un'altra lista civica, 2 candidati sindaci per la prima volta, di solito l'ultima volta ce n'erano 6, e insomma quindi a Montebelluna andiamo uniti. Bene, chissà che non si riesca a organizzare, Fabio Chiesa, un confronto col suo rivale Garbellotto, no? Abbiamo seguito questa 2 candidati di centrodestra, lei per Forza Italia, Garbellotto con la Lega e Fratelli d'Italia. Sarà qui giovedì, tra l'altro, Garbellotto, ci sarà anche Massimo Cacciari, insomma, per cui vediamo di magari organizzare un confronto diretto durante la campagna elettorale, se sarà possibile. Allora, ancora nessuna notizia, penso, dell'onorevole Gottardo. Niente, è saltato purtroppo il collegamento. Vediamo, Fabrizio, chiudiamo col video del rientro di Marcel Jacobs, che come sapete si è allenato con le Fiamme Oro di Padova ed è tornato trionfalmente accolto dai suoi fans, ovviamente qui in Veneto ha tanti sostenitori, tanti amici. Vediamo. Gli applausi dei fan, un rientro da star per Marcel Jacobs, il velocista del gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Padova, doppio oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo. Nelle immagini postate sui siti ufficiali della Polizia di Stato, ecco i primi istanti subito dopo essere sceso dall'aereo a Fiumicino. È qualcosa di veramente fantastico. Una dedica particolare che ti senti di fare in questo momento così a caldo? Sicuramente ci sono tantissime persone a cui devo ringraziare. In primis bisogna partire dalle Fiamme Oro, perché sono stati i primi a credere in me dal 2013. Ad oggi è stato un percorso veramente in questi 8 anni veramente lungo, ci sono stati veramente tanti sacrifici, tante delusioni, tante batoste prese, ma ora possiamo essere qua da campioni olimpici. Le 2 imprese di Marcel, prima nei 100 metri e poi nella staffetta a 4, sono ormai nella storia, ma la persona con cui per primo l'atleta condivide l'oro è il figlioletto che lo attende tra i fan. Poi l'abbraccia alla compagna Nicole e alla mamma Viviana. In serata già le prime riunioni con gli allenatori delle Fiamme Oro, e presto l'atleta della Polizia di Stato potrebbe essere in visita a Padova insieme al compagno di squadra Gianmarco Tamberi. Servizio di Valentina Visentin, dobbiamo chiudere qui. Intanto ringrazio Fabrizio Bazzoni, nostro regista, con lui stasera Marco Gagliazzo, grazie a Gianmarco Lu di Più Europa, a presto. Grazie, l'aspettiamo qui in studio la prossima settimana, come siamo d'accordo. Grazie a Barry Mason, conduttore radiofonico, grazie Barry. Grazie a voi. Grazie molte. Mario Fabris di Forza Italia, grazie. Grazie a voi. Fabris, Claudio Borgia, Fratelli d'Italia. Buonasera, un saluto al mio piccolo fans club capitanato da Claudia, Franca e Paola. Mi hanno chiesto di salutarli e quindi insomma di salutarle. Mi sembra giusto. Ieri sera c'era Lucrezia Favaro,
per non Borgia, per Fratelli Lucrezia d'Italia, Fava, non Borgia, Lucrezia, no, Fava. Non Borgia, no. Una volta ho detto Lucrezia Borgia, che a Fabio Chies, grazie, grazie sindaco, a presto, buonasera, grazie a molte, Emanuela Parchi, grazie, a Raffaella Zanellato, grazie molte. Grazie, ci vediamo domani sera, come sempre, alle 21.20 qui su Focus, su Rete Veneta. Grazie, buonanotte, arrivederci.